Allora, ci sono pochi momenti in cui ci stanno lavorando. Ciao, ciao. sembra particolarmente importante, se non indispensabile, parlare del cambiamento del tempo. Questo periodo, questa primavera, questa tarda primavera, sembra più che mai idonea. Naturalmente, al di là delle spiritosaggini più o meno sensate, è un tema fondamentale del nostro tempo. Io quindi ringrazio particolarmente il CMCC, cioè il Centro Euromediterraneo sul Climate Change. Lo dico in inglese, non per sfoggiare il modesto inglese con accento napoletano, perché se no non si capiscono tutte queste C. Io ho preparato un intervento curioso, diciamo così, un po' per natura, un po' per convinzione, diciamo così. E l'intervento è curioso nel senso che ho preso un'intervista che poi mi ha fatto lui, abbiamo scoperto adesso, non me lo ricordavo, alcuni anni fa, era un'intervista fatta a WWF, andata in televisione per parlare della sostenibilità. L'unica cosa carina della faccenda è che è di circa 4 anni fa, e quindi secondo me mostra un pochino come cambiano le definizioni dei concetti centrali nel tempo. In realtà cambiano e non cambiano, questa è la cosa strana. Naturalmente le cose si dicono leggermente in modo diverso. Dovete pensare che uno che ha la mia età, io avevo 20 anni nel 68, così per non dire proprio l'età completa, ma comunque parla di queste cose dalla metà degli anni 60. Ha sentito parlare di queste cose. Una delle cose più interessanti, in effetti, è vedere come si parla delle stesse cose attraverso il tempo. È chiaro che sono cose importanti di cui dobbiamo parlare per rendercene conto, e soprattutto dobbiamo agire in conformità con quello che diciamo, cosa che per molte ragioni è difficile. Comunque, vediamo un po' se riusciamo. Scusa. Ecco, questo è cambiato, io non sono più preside, ma direttore di dipartimento. Cioè, tenendo conto delle tradizioni che sono termini complessi. Questo è il termine sostenibilità. La sostenibilità è la ricerca di un trattamento equo tra le generazioni presenti e quelle future. In sostanza non si può lasciare alle generazioni future un mondo peggiore di quello che noi abbiamo adesso. Poi è massimo il narcisismo. È complicato fare. Questa è la domanda che facevo. E questo secondo me è una cosa importante. Dove io lavoro, abbiamo messo 2 corsi di sostenibilità in tutti gli anni, stiamo progettando un master. L'abbiamo fatto per 2 ragioni. Il master c'è adesso. Studenti che attivamente si muovono nel settore. La seconda, perché riteniamo appunto che sia utile, sia indispensabile. Un mondo in cui 20 milioni di persone muoiono ogni anno di fame, e nelle parti povere, e 1 su 10 nelle parti non povere è obeso, è un mondo stupido, un mondo insensato, un mondo crudele, un mondo folle. Un mondo in cui le energie per il futuro non sono equivalenti a quelle per oggi, è un mondo sbagliato, un mondo in cui la popolazione cresce a dismisura senza sapere quando finirà, e ci sarà sempre meno cibo, per questo è un mondo sbagliato, è sempre meno acqua. Un mondo in cui il cambiamento climatico può diventare, quando raggiunge un punto di catastrofe drammatico nel prossimo futuro, e noi non facciamo niente per evitarlo, un mondo assurdo. Ebbene, queste cose chi fa politica le deve sapere. E poi c'è l'elemento schiettamente politico della questione, che secondo me è molto importante. Probabilmente tutti quelli che ci vedono sanno chi accettò da qualunque. Beh, questo è il mio Adesso. Tra l'altro è un mio amico, ma la situazione che la politica stia superando fantastiche previsioni di Albanese, e quindi si è diventato peggio. Ecco, un personaggio del genere, non solo tutti così, naturalmente, ma insomma, andarsi a presentare a un collegio, diciamo, anzi, perché siamo italiani. Questo è un punto. Albanese, ma vale per tutti. Dicendo, guardate, io voglio ridurre il vostro reddito, ma voglio migliorare la vostra qualità della vita. Che effetti elettorali qual è? È difficile votare per la sostenibilità. Questo è un punto, per scienze politiche, importante. E che i problemi della sostenibilità, i problemi dell'ambiente, come quello della finanza, della sicurezza, sono problemi globali. Avere in Afghanistan non è un problema afghano, è un problema di tutti quanti. Quello che succede in Libia non è un problema dei libici, è anche un problema dei libici, ovviamente, ma non solo loro. Così avviene per l'ambiente. E che succede? Che noi abbiamo governi locali con problemi globali. Questo mismatch, questa sperequazione, fa sì che politicamente ci sia un'impossibilità sostanziale di operare in maniera seria. Chi fa politica deve sapere questo. E qui siamo al culmine. Madre, se diremmo. A me in filosofia quasi tutto è molto vecchio. Noi studiamo per anni, cioè crediamo, finalmente abbiamo, dopo tanti anni, crediamo di avere una buona idea. Questo è verissimo. Questo è il 99% dei casi, un'attività frustrata in generale. L'idea che la natura sia importante, sia un complemento, verissimo, per così dire, indispensabile della vita umana, è antichissima. Le filosofie presocratiche erano naturalistiche della nuova estetica. E così gran parte della filosofia rinascimentale.
La cosiddetta rivoluzione scientifica, assieme alla cosiddetta rivoluzione industriale, tra 600 e 700, hanno molto cambiato questo, hanno in qualche modo messo da parte, fatto dimenticare, nella misura del possibile, il nostro rapporto con la natura. Questo è tornato fortemente con il romanticismo, è tornato fortemente anche con l'estetica kantiana, quindi con forme di illuminismo più larghe, più avvedute, se vogliamo. Mentre da noi però subiva questo senso profondo, in qualche modo, se non per poche persone illuminate, uno può pensare a Thoreau, per esempio, o a tanti altri come lui, che riscoprirono la natura mentre la wilderness, mentre la parte del mondo viveva come se non ci fosse. In altre culture questo è meno vero. Nell'ultimo periodo, allora, stiamo lavorando molto con l'India e rileggendo... E quelli ci arrestano i militari. Padre della patria per gli indiani. Si scopre come la sua visione della natura sia profondamente diversa dalla nostra, è una natura molto più animata, partecipe, viva e compresente. Quel tipo di visione effettivamente non la si può dimenticare, perché parte di noi in maniera sostanziale, diciamo così. E quindi noi vediamo come l'idea di ambiente, l'idea di natura, l'idea di sostenibilità, sono antiche, poi sono sommerse, poi riemergono periodicamente nella storia delle idee. Il punto è che adesso abbiamo un'ecoscienza, è una scienza della sostenibilità molto sistematica e francamente affidabile nel loro complesso, i quali ci dicono, cari miei, guardate, così non si può continuare. Il messaggio è chiaro, lo ribadisco ancora una volta, trasformare questo messaggio, a mio avviso poco equivoco, che anche gli scettici poi ammettono che c'è qualcosa che non va, trasformare questo messaggio non equivoco in una pratica coerente con essa è molto, ma molto difficile. Perciò bisogna parlarne, fate bene per parlarne, facciamo noi bene all'università a parlarne, e tutti dovrebbero farlo per trasformare, come dico, la natura, la capa delle persone. Bene, dopo questa performance, volevo dire appunto che cosa nel tempo è cambiato di più. Questo era il senso della cosa, più o meno, oltre al narcisismo e al fatto che i filosofi dicono sempre la stessa cosa, per me, quindi, che ha già detto qualcuno 2000 anni prima di media. Nel caso di Aristotele quasi 2005, quindi. Ma più o meno, questo discorso nasce a metà degli anni 60 con l'insistenza sulla qualità della vita contro l'eccesso di zelo produttivo. Io mi ricordo che ne parlavo a Napoli quando ero giovane, mio padre diceva facciamo prima questo zelo produttivo e poi dopo parliamo della qualità della vita. Ma in effetti è una cosa molto anni 60, metà anni 60 e cose del genere. Che è cambiato da allora è che allora era molto connesso al movimento, ai movimenti verdi, aurorali, in fase aurorale, mentre adesso il concetto di sostenibilità allargato riguarda anche la sostenibilità sociale, quella politica, quella economica, quindi è diventato un concetto più ricco. Per la verità già il rapporto del Club di Roma, il rapporto Meadows del Club di Roma nel 1972 diceva sostanzialmente che il problema è che nei fattori produttivi non si poteva non considerare l'ambiente come un fattore scarso, questa era l'essenza della parte economica, quindi in qualche modo già c'era prima, però era più sotto, diciamo, veniva fuori la parte ambientale, non veniva fuori quella economica e sociale, che adesso chiunque metterebbe al primo posto. Secondo me resta importante quello che dice l'intervista, che d'altronde invece è recente, come si vede non avevo 20 anni, ma qualcuno in più nell'intervista, il punto elettorale. Per uno che fa, come nel nostro dipartimento, studi politici, politologici, diciamo, il problema è che c'è frizione tra sostenibilità e democrazia. Non sono naturalmente incompatibili in linea di principio, però in pratica con la crisi economica che c'è, con la povertà che si diffonde in Italia, andate a sostenere un programma in cui volete ridurre il reddito delle persone in nome di una migliore sostenibilità. E proprio per questo però uno dei temi di oggi, diciamo così, quello della green economy e del rapporto tra economia e sostenibilità è molto importante. È chiaro che per aver successo, soprattutto in un momento di acuta crisi economica mondiale, bisogna trasformare l'imperativo civile e morale della sostenibilità in qualcosa di applicato. C'è da questo punto di vista un enorme problema nel trasformare la teoria in qualcosa di pratico. Volevo dire che la Lewis Master di cui si parlava è stato fatto e si sta facendo, e che abbiamo fatto anche un corso di fisica per gli studenti di scienze politiche, che sia la prima volta che si fa.
Noi facciamo un sacco di prime volte, con che risultato non lo so, però ne facciamo molte cose per la prima volta. Ho fatto un corso di fisica per sapere di che cosa parliamo quando parliamo di queste cose, perché a volte uno non sa neanche che tipo di energie, per esempio, si possono superare in alternativa e che tipo di problemi di natura generale, scientifica, c'è sotto il discorso etico-politico sulla sostenibilità. Ma comunque due punti mi sembrano importanti, per la chiudere, per non farla troppo lunga e non annoiarvi oltre il dovuto, diciamo così. Il primo è che dal punto di vista etico c'è un enorme problema di attribuzione di responsabilità connesso alla sostenibilità e ai problemi ambientali in generale. Cioè si capisce il danno aggregato, ma disaggregare il danno in termini di responsabilità individuale è molto complicato. Io credo che dopo ne parleranno in qualche modo Pellegrino e Di Paolo, perché ci siamo occupati insieme di queste cose nel passato e loro sono più bravi di me in materia. Ma però il problema intuitivamente è molto chiaro. Noi vediamo che c'è qualcosa che non va nel risultato aggregato finale, ma da questo risalire a singola responsabilità e dire colpa mia e colpa tua è molto complicato. E quindi fare politiche che si rivolgono alle persone direttamente responsabili è estremamente difficile. L'altro punto è quello accennato anche nell'intervista, è quello della globalizzazione. Non sono problemi risolvibili luogo per luogo. Qui la scienza politica e in generale il sapere politologico incontra un ostacolo formidabile, forse più grosso degli ostacoli presenti. Cioè la differenza, ancora una volta, tra la natura della democrazia e la natura dei problemi. Ora, la democrazia è legata al territorio in qualche modo. Si vota qui ed ora. Ora stiamo dando persino alla Luis, insomma, persino dico nel senso elogiativo, non nel senso... non elogiativo, e si vota su un territorio ristretto con persone che badano molto a dove stanno. Tutti i problemi globali, pace e guerra, finanza, giustizia distributiva, sostenibilità, sono invece molto universali, o sono altri universali ma riguardano territori mille volte più grandi di quelli su cui si vota. Quindi io voto per il mio ceto qualunque, anche il più illuminato dei tali, su questo territorio, e magari una persona che sa tutto di questo territorio, ma quello non serve assolutamente a niente rispetto ai grandi problemi che travagliano il mondo di oggi. Questo è un problema enorme. Noi abbiamo qui, proprio in questo momento tra l'altro, in Dipartimento, un professore che insegna a noi, David Held, che abitualmente scrive illuminanti cose su queste vicende, e sta finendo un nuovo libro sull'argomento, e noi speriamo che ci dica qualcosa di illuminante. Ma a prescindere da quello che ci dice Held, è chiaro che è un problema enorme, diciamo. Non ci dice niente di nuovo. Spiega bene qual è il problema. Già fa un passo avanti rispetto a noi e rispetto a me. Però questo mi sembra, perciò questo ripeto e con questo chiudo, raggiungendo la piena circolarità, comincio in un punto e finisco allo stesso punto. Questo convegno a mio avviso è molto benvenuto, ringrazio gli organizzatori che l'hanno voluto fare, tutti voi che siete intervenuti, soprattutto quelli che hanno impegnato un po' di tempo e risorse per presentare un argomento, e direi di procedere. Grazie al professor Macchettone. Benvenuti a tutti, io sono Mauro Buonocore, mi occupo di comunicazione al Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Faccio una breve introduzione per raccontare un po', però soltanto a dire che una parte di questa complessità sta sicuramente nel fatto che i cambiamenti climatici, di fronte ai cambiamenti climatici, si mettono insieme competenze, interessi, saperi che prima d'ora forse non erano mai stati abituati a dover collaborare, lavorare insieme in maniera così integrata. E questa complessità è insita nella struttura e nelle attività di un centro come il CMCC, che si occupa di realizzare studi e modelli del sistema climatico per simularne anche i comportamenti e studiarne le interazioni con la società, con i sistemi economici, con gli ecosistemi, quindi studiarne l'interazione, quindi non solo gli impatti che i cambiamenti climatici producono su questi altri sistemi, ma anche come questi altri sistemi a loro volta agiscono sui cambiamenti climatici producendo degli effetti. Si può andare all'altra slide. Dal punto di vista della struttura, il nostro centro è un network di ricerca che è ramificato sul territorio italiano con sedi su tutto il territorio italiano. E la complessità, nella prossima slide, vedete come la complessità della ricerca
mette insieme una serie di competenze tutte diverse che insieme però attraverso un lavoro integrato coprono tutta la filiera della ricerca sui cambiamenti climatici, che va quindi dalla divisione che si occupa di simulare il sistema climatico attraverso i modelli matematici, a un centro di supercalcolo che fa funzionare questi modelli matematici producendo dei risultati, a invece economisti che si occupano di studiare gli impatti sui sistemi economici e sulle scelte politiche e gli impatti delle scelte e gli eventuali risultati delle scelte politiche, la divisione IAFENT che è diretta dal professor Valentini, a cui cederò tra poco la parola, che si occupa invece degli impatti sull'agricoltura, le foreste e gli ecosistemi naturali, un'altra divisione che si occupa invece del suolo e delle coste, e infine la divisione servizi climatici del professor, dove appartiene il professor Lanza, si occupa invece di come tradurre tutti questi risultati, che sono il frutto di complesse ricerche scientifiche, mettono insieme competenze di matematici, chimici, scienziati della politica, sociologi, economisti e quant'altro, tradurre in un linguaggio che sia comprensibile a quegli stakeholder che iniziano ad essere interessati a questi argomenti e per la prima volta si trovano di fronte a come trattarli. Parliamo di decisori pubblici, amministrazioni, istituzioni, ma anche imprese che hanno tutto l'interesse di capire come saranno gli scenari futuri. Comunque, finisco qui, se volete, nella prossima slide, se volete sapere di più del CMCC, dal sito si ramifica tutta una serie di strumenti di comunicazione, da social network al blog a una rivista online. Chiudo con l'ultima slide segnalandovi la nascita recente della Società Italiana per le Scienze del Clima, che nasce proprio perché per trovare una risposta a questa nuova esigenza di raccogliere intorno raccogliere insieme scienziati di competenze diverse, che provengono da formazioni diverse, che però di fronte ai cambiamenti climatici sono chiamati a lavorare necessariamente insieme e in maniera integrata. La prima conferenza annuale si terrà a Lecce, i temi sono quelli che leggete, e se qualcuno è interessato sul sito sisclima.it trova tutte le informazioni a cui può essere interessato. Io mi fermo qui e lascio invece la parola a Riccardo Valentini, che appunto dirige la divisione IAFENT, impatti sull'agricoltura, foreste ed ecosistemi naturali terrestri del CMCC. È autore nel rapporto IPCC di prossima uscita prevista a settembre, a fine settembre, del capitolo dedicato all'Europa. Fa parte del Dipartimento per l'innovazione dei sistemi biologici, rudimentari e forestali dell'Università della Tuscia e, non ultimo, è neo consigliere regionale della Nazione. Non aspettavo che arrivava. Stamattina è venuto il Presidente, è venuto c'era un convegno sul cervello e siccome noi vogliamo mettere i cervelli a servizio della società. Quindi. Esatto. Sembra un'ottima. Grazie Mauro, buonasera a tutti. Sì, effettivamente sono qui un po' come la mia veste di scienziato e professore universitario, però effettivamente diciamo da poco mi occupo anche di politica, quindi questo è anche un ambiente dove diciamo possiamo anche confrontarci sugli aspetti poi di politica. In questo caso regionale, anche se ovviamente, come dice giustamente Sebastiano, ci sono problemi globali e azioni locali, quindi siamo, come dire, intimamente connessi in questo sistema. Bene, io diciamo oggi così introduco un po' questo argomento con alcune riflessioni su dove stiamo andando oggi, sugli ultimi dati che abbiamo a disposizione sulla situazione globale delle emissioni di gas serra che sono responsabili del cambiamento climatico. La prossima slide, grazie. Cioè, forse potrei venire lì e sbattere il tasto, che dici, forse è meglio?
oppure lui non è affezionato al ruolo, no, nel senso che no, proprio per quello lo vedevo però io mi scuso di interpretare il pensiero degli altri, ma immagino no, infatti ho interpretato il pensiero. Ok, eccoci qua. Bene, allora il problema che noi conosciamo è un problema. Mi sentite o ho bisogno un po' di microfono? Beh, insomma, il tema centrale, uno dei, diciamo così, dei grafici più diciamo così, emblematici della situazione della crisi globale di cui noi oggi stiamo parlando, è proprio dettato dalla concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Questa è un'animazione che mostra come si distribuisce la concentrazione di carbonio. Siete molto bene a seconda delle stagioni, qui state vedendo adesso la stagione invernale, diciamo, comunque nelle zone boreali, quindi l'emisfero nord, che sono più quelle industrializzate, diciamo, le emissioni di gas seri, in particolare di carbonica, è molto attiva, diciamo. Ecco, in qualche caso, questo è uno dei casi, ecco, ricollegandomi a quello che diceva Sebastiano prima, è uno dei casi in cui un problema, diciamo, annunciato, comunque il fatto di annunciare un problema ha comunque già cominciato a scatenare delle soluzioni, cioè, perché fino a poco tempo fa queste informazioni venivano considerate non vere oppure approssimative, questo rischio climatico veniva, insomma, non seriamente considerato. Credo che abbiamo superato questa fase, sì. E quindi siamo in una seconda fase, fase 2, dove in qualche modo non solo la comunità scientifica, che l'aveva già riconosciuto, ma la comunità anche istituzionale e politica riconosce il cambiamento globale e climatico come un possibile futuro. E questo già, secondo me, in parte ci pone verso le soluzioni. Quindi, diciamo, l'uomo ha tanti attrezzi, diciamo, nella borsa, come un meccanico, per poter aggiustare le cose. Quindi c'è una visione un po' più positiva verso il futuro. Però in realtà la situazione non è proprio così positiva. Sono usciti un paio di papers a fine dicembre, diciamo, che abbiamo fatto, insomma, alcuni colleghi che si occupano proprio del ciclo del carbonio, dove fondamentalmente si è fatta l'analisi di dove siamo oggi, i dati quindi del 2011-2012, e si vede come la concentrazione di carbonica sta aumentando sempre di più, non ci sono segnali diminuzione, lo vedete forse uno qua nel 2009, ed è un segnale per la crisi economica. Quindi questo poi Alessandro non so se ne parlerà, ma c'è proprio il segnale che quando si rallenta un po' l'economia c'è una riduzione delle emissioni di carbonica, per poi invece si riprende molto più velocemente, prima poi si recupera in modo, diciamo, molto, molto veloce. E oggi siamo qui dove sta questo pallino rosso. Ora la domanda è: qual è lo scenario, gli scenari futuri globali? Perché diciamo, il sistema climatico è un sistema molto inerziale, quindi, diciamo, ci mette un po' a cambiare, viene perturbato, ma ci mette un po'. Poi quando però cambia è molto difficile ritornare indietro, è come un elefante che gli si dà una spintarella, poi comincia a travolgere tutto quello che incontra. Quindi abbiamo cominciato a smuovere questo elefante. E oggi il grande dibattito su quale scenario noi ci stiamo muovendo per il futuro. E qui sono i nuovi scenari dell'IPCC, sono i quattro su cui si stanno focalizzando soprattutto gli studi sui cambiamenti climatici, che rappresentano diversi livelli di riscaldamento globale. Questo rosso da 4 a 6 gradi, questo tra 2,6 e 3,7, parliamo del 2100, e 2 gradi, 3 gradi, quest'altro. Poi ce n'è un altro molto ottimista, diciamo, di stare al di sotto dei 2 gradi centigradi, come vedete, addirittura quindi con riduzione di emissioni. Ecco, ciascuno scenario rappresenta però dei livelli di emissioni. Ovviamente più emettiamo anidride carbonica e altri gas serra, e più ci avviciniamo ai valori alti di riscaldamento globale. Quindi queste sono le traiettorie di emissioni che noi prevediamo nel futuro. La domanda è: dove stiamo noi, su quale traiettoria stiamo ad oggi? Questo è il risultato un po' di questi papers del dicembre 2012. Avendo rifatto tutti i calcoli, noi stiamo, questo pallino rosso, vedete qui, si vede, no? Ecco, noi stiamo percorrendo la traiettoria dello scenario più pessimista, cioè noi ci stiamo muovendo su una traiettoria che ci porta a un riscaldamento globale di 4-6 gradi centigradi. Questo è molto allarmante, perché noi sappiamo che possiamo avere una società ancora abbastanza gestibile se il riscaldamento globale è al di sotto dei 2 gradi centigradi, al massimo 2 gradi. Questi sono un po' una serie di studi, sono stati fatti sull'impatto, sullo scioglimento dei ghiacci, innalzamento dei mari, impatti sull'agricoltura, eccetera.
insomma, senza farla troppo lunga, il risultato è che se stiamo dentro i 2 gradi centigradi l'uomo riesce ad adattarsi, la società umana riesce in qualche modo a sopravvivere. Sopra i 2 gradi centigradi cominciano problemi molto, molto gravi. Tra 4 e 6 gradi centigradi siamo veramente nelle peste, perché sono previsti, diciamo, catastrofi veramente, diciamo, di proporzioni gigantesche. Tant'è vero che noi che stiamo studiando l'impatto dei cambiamenti climatici poi sull'economia, sugli ecosistemi, eccetera, nella IPCC non abbiamo preso in considerazione i 6 gradi centigradi, non l'abbiamo preso, quindi non lo troverete nel rapporto, ma fino a 4 gradi abbiamo fatto, diciamo, una modellistica. Ma adesso questi dati purtroppo ci pongono anche nella condizione di sapere, quindi siamo al di fuori anche del range che abbiamo studiato. Questo, vabbè, per dirvi, comunque c'è un processo che va avanti da tanti anni. Questi scenari sono stati prodotti negli anni 80-90 e queste, diciamo, praticamente queste crocette che vedete sono le previsioni che si facevano a quei tempi sulla situazione di oggi, al 2012. Cioè, praticamente noi siamo sempre, per tutti gli scenari che stiamo conducendo, che gli scienziati fanno, dagli anni 80 fino ad oggi, il 2012 era sempre posizionato come il più alto di questi. Quindi, come dire, ve l'avevamo detto, insomma, che saremmo finiti qua, però sono 30 anni che lo stiamo praticamente dicendo. Quindi è chiaro che dobbiamo cominciare a fare delle politiche per ridurre queste emissioni. Come? Questo è un problema piuttosto complicato. È complicato dagli aspetti, ovviamente, anche socio-economici. Questo mi fa piacere che magari in questo contesto, insomma, si discutono anche queste cose, perché abbiamo per esempio il dato molto, molto significativo delle emissioni della Cina. La Cina è un paese che abbiamo sempre considerato nel passato così, insomma, in via di sviluppo, diciamo, diciamo 15 anni fa così. Oggi invece è un paese che è perfettamente nel pieno dello sviluppo ed è il paese che maggiormente contribuisce alle emissioni di gas serra fra tutti i paesi industrializzati. Tanto per dirvi, gli Stati Uniti d'America, diciamo, hanno oggi un'emissione inferiore rispetto alla Cina. Come vedete, anche l'India, che è un paese che ancora pensiamo meno sviluppato, diciamo, si affaccia tra i paesi emettitori, diciamo, di gas serra, e sta quasi raggiungendo l'Europa, diciamo. Ci manca ancora un gap, però sta andando in questa direzione. Quello che... Sì. Dal grafico sembra che quando l'Europa scende un po', perché va male. L'Europa scende un po' perché l'economia è un po' stagnante. Gli Stati Uniti, però per esempio gli Stati Uniti pure scendono, in particolare stanno scendendo abbastanza rapidamente perché stanno cambiando anche fonti energetiche. Gli Stati Uniti c'è questo gas shale, questo fracking che loro usano. Quindi stanno diventando, per esempio, un paese autosufficiente dal punto di vista energia. Questo è molto importante nello scacchiere geopolitico, perché si spera non faranno più le guerre per il petrolio, per esempio, diciamo, perché stanno diventando un paese grazie a questa scoperta, appunto, del fracking, di questo sistema per fratturare la crosta terrestre e recuperare gas, un paese che va verso la sufficienza energetica, e si dimostra anche nella riduzione delle emissioni. Però questo è vero, cioè il contesto su cui noi ci muoviamo è che questi paesi crescono economicamente e emettono di più, e questi altri, tipo Stati Uniti e Europa, ovviamente stanno in una forma, diciamo, più stagnante dell'economia, e quindi hanno emissioni inferiori. Le emissioni per capita sono anche queste interessanti, perché un tema politico sulla Cina, questo della vecchia diatriba Bush Junior con la Cina, era: sì, ma noi perché chiedete agli americani di ridurre le emissioni quando voi cinesi, diciamo, come paese emettete molto? I cinesi rispondevano: sì, emettiamo molto perché siamo tanti, siamo 1.800.000.000, però per capita le nostre emissioni sono un decimo di quelle americane, del cittadino americano, quindi non ci potete imporre questa cosa. In realtà oggi questo paradigma sta cambiando velocemente, perché le emissioni per capita della Cina stanno crescendo, e oggi un cittadino cinese emette quasi un cittadino europeo, quasi. Comunque hanno superato la media globale. Quindi vi rendete conto che significa questo? 1.800.000.000 persone che cominciano a vivere come gli europei, a avere la macchina, a accendere i scaldamenti, giustamente, a usare tutte le fonti fossili e così via. La Cina è un grande consumatore, per esempio, di carbone.
Quindi questo paradigma, cioè la Cina oggi ha un po' più difficoltà a sostenere, insomma, che è un paese in via di sviluppo, che quindi ha un'emissione per capita bassa, un paese povero, eccetera. Quindi comincia a essere un paese come tutti gli altri. Quindi deve prendersi anche lei degli obblighi di riduzione delle emissioni. E questo è un grande tema nel dibattito che c'è oggi. Quindi che cosa dovremmo fare noi nel futuro per poter stare dentro i 2 gradi centigradi? Questo è il tema centrale. Non vogliamo chiaramente andare nello scenario dei 4 e tantomeno nei 6 gradi centigradi. Dovremmo ridurre già da adesso, quindi parliamo del 2020, una quantità pari a 17 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente per l'anno al 2020. Quindi dobbiamo sostanzialmente passare da questo che è lo scenario business usual, quello su cui stiamo proiettati noi, dobbiamo capovolgerlo e schiacciarlo e ridurre le emissioni di circa questa quantità, cioè passare dagli attuali 44 a qualcosa di meno, 40, cioè dobbiamo, scusate, da quello che sarebbe 58 a 44 circa. Quindi questo è all'anno. Come si può fare questo? È chiaro che non si può fare con un'unica tecnologia, questo purtroppo è il problema intrinseco di questa questione, perché non c'è ad oggi una fonte di energia che è veramente sostitutiva del fossile, cioè che possiamo dire veramente che possiamo tranquillamente vivere senza preoccuparci, delle emissioni di gas serra. Non c'è. Ci sono tante cose, tante piccole cose, che insieme possono forse farci raggiungere, la riduzione delle emissioni. E quindi ci sono interventi da fare nel settore industriale, di efficientamento, nel settore delle produzioni di energia, trasporti, l'efficienza energetica degli edifici, i rifiuti, che sono anche quelli una potenziale risorsa di energia, e anche una parte, che vedete qua in fondo, che riguarda l'uso sostenibile delle risorse forestali e agricole. Sebastiano diceva prima il paradosso dell'obesità e della mancanza di cibo. Noi siamo ad oggi dove abbiamo un'agricoltura molto intensiva, sempre più intensiva, che ha un contributo anche quello importante nelle emissioni di gas serra, e qui dobbiamo cercare di, in tutti questi settori, quindi anche nel settore dell'agricoltura, di avere un approccio di sostenibilità, quindi andare verso una riduzione delle emissioni. Quindi non abbiamo una tecnologia vincente, questo è il tema, cioè non abbiamo qualcosa che ci mette di dire ok, dimentichiamoci dei gas serra, del riscaldamento globale, perché abbiamo una fonte di energia pulita. Abbiamo tante cose piccole che possiamo fare, messe insieme ci potrebbero dare la possibilità di stabilizzare il clima nei 2 gradi centigradi. Questo entro il 2020. Per poi continuare, perché non finisce lì, entro il 2050 dobbiamo ridurre del 60% le emissioni che abbiamo al 2010. Quindi è uno sforzo che deve essere fatto adesso immediatamente, ma poi continuarlo e persistente fino al 2050. Questo è molto importante. Perché? Perché dice 2020? Perché se noi non attacchiamo subito il problema, poi sarà molto più difficile dopo farlo. Questo è il tema centrale. Ed ecco perché oggi parte un negoziato, speriamo efficace, perché fino adesso non possiamo dire che i negoziati sulla Convenzione Quadro dei Cambiamenti Climatici hanno portato a qualche risultato. Forse l'unico risultato è stato il protocollo di Kyoto, che voi sicuramente vi ricordate, ma che ha scalfito, come dire, la pelle dell'elefante, ma nemmeno più di tanto, perché il protocollo di Kyoto di fatto doveva ridurre del 5% le emissioni rispetto al 90, poi in realtà non partecipando gli Stati Uniti al protocollo di Kyoto ha ridotto molto, molto di meno, per poi arrivare ad oggi che effettivamente non esiste il secondo protocollo di Kyoto, praticamente è stato abbandonato da tutti i paesi, solo l'Europa è rimasta a tenere la bandiera di continuare a credere nella riduzione delle emissioni. Il Giappone ha abbandonato, il Canada ha abbandonato, e quindi è un momento di crisi dal punto di vista politico globale, nel senso che non si riesce a capire come uscire fuori da uno stallo. Ci sarà la prossima conferenza sul clima a dicembre, dove si dovrà prendere una decisione, in particolare su un nuovo accordo che partirà dal 2015, che dovrà tener conto appunto di questi obiettivi di riduzione delle emissioni. Quindi io concluderei qui, ci avrei altre slide, però mi rendo conto poi che la cosa si appesantisce sull'agricoltura, le cose eccetera, magari poi se nel dibattito potremo tornarci.
Rimango quindi su questo messaggio finale, cioè che questo anno e il prossimo anche saranno veramente cruciali per arrivare a un accordo globale sulla riduzione delle emissioni. E, si spera che il programma di Obama, diciamo il secondo mandato più facile, si spera, rispetto al primo, contiene già degli elementi, quanto lui l'ha dichiarato insomma, nella sua rielezione, anche se diciamo, il Senato è comunque non favorevole in genere a questo tipo di accordi internazionali, questo per come è fatta gli Stati Uniti d'America, non accettano imposizioni dal mondo, quindi diciamo, anche quello sarà una barriera da superare, diciamo, come far accettare all'America un accordo internazionale sarà un po' difficile. La Cina ha dato dei segnali, soprattutto stimolata dal mercato delle energie rinnovabili, perché la Cina è uno dei più grandi produttori di fotovoltaico, eolico, insomma, su tutte le tecnologie la Cina c'è e si è accorta che è un business, quindi questo già ha fatto da trigger, diciamo, per dire vabbè, allora l'accordo sul clima può essere anche qualcosa di economico. I cinesi ovviamente sono molto pragmatici sul tema economico, quindi si spera che questi i due grandi, insomma, Stati Uniti e Cina, abbiano, e anche India e Brasile già è molto più, diciamo, favorevole a un accordo di questo tipo, possa trovare una quadratura, che molto probabilmente non sarà un accordo vincolante, che è quello che si auspicano tutti, anche la associazione ambientalista, le NGO, cioè di avere un accordo con delle sanzioni sostanzialmente, come era partito Kyoto, poi si è diluito, diciamo, nel tempo, ma sarà molto probabilmente un accordo più di tipo volontario, cioè con dei pledge, in cui i paesi sostanzialmente dimostreranno di fare delle belle cose e poi ci sarà sempre l'attenzione della società civile nel, diciamo, verificare se quello che loro dichiarano effettivamente è valido. Però potrebbe essere questa un modo per far sedere al tavolo Stati Uniti, Cina, India e tutti i paesi, cioè quando non c'è un accordo, diciamo, che crea delle proprio rigidità, ma lascia anche al mercato, quindi agli investitori, anche in tecnologia eccetera, una certa flessibilità. E su questo vedremo quello che succede, insomma, come scienziati, e qui veramente concludo, non possiamo solo fare altro che dire che la situazione sta diventando molto molto urgente, e quindi veramente se non prendiamo misure oggi ci troveremo con un pianeta completamente trasformato e con problemi seri anche per il nostro futuro, delle nostre generazioni. Quindi il concetto di sostenibilità che ricordava appunto Sebastiano penso che sarà completamente, diciamo, minato dalle fondamenta, cioè non riusciremo a dare ai nostri figli un pianeta come l'abbiamo trovato. Grazie. Grazie a tutti. Dunque, ci ha illustrato il professor Valentini anche come il tema dei mercati e dell'energia sia cruciale, parlando dei cambiamenti climatici, ed è il tema di cui ci parlerà Alessandro Lanza, che è appunto della divisione servizi climatici del CMCC, è autore, anche professor Lanza, è tra gli autori di un capitolo del prossimo rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici dell'IPCC, nello specifico del rapporto sull'industria, e insegna qui alla LUIS Global Economic Challenges. Adesso devo rapidamente modificare, anzi mettere un'altra presentazione, perché Riccardo Valentini mi ha cannibalizzato, diciamo, cosa. Succede sempre, alla fine è proprio una compagnia di giro, parliamo tutti delle stesse cose. Dunque, sì, io faccio un altro pezzo, io insieme a molti altri mi occupo di un altro pezzo, diciamo, del rapporto IPCC. E in particolare io mi occupo del pezzo sulle quello che si chiamano dimensione socio-economica del cambiamento climatico. Grazie. E fatemi dire una cosa iniziale, anch'io ho ricominciato a riflettere sui temi della sostenibilità circa meno tempo fa, per ragioni anche ovviamente anagrafiche, diciamo, però nemmeno ieri, diciamo 20 anni fa credo di aver scritto un articolo su una rivista che si chiama Il Mulino,
E poi nel 97 ho promosso, fondato e diretto per un certo numero di anni una rivista che ancora esiste, che pubblica al Mulino, che si chiama Equilibri, sottotitolo Rivista per lo sviluppo sostenibile. E per mostrare a tutti qual era la mia idea di sostenibilità, il primo fascicolo l'abbiamo fatto sulle migrazioni. Nel senso che il tema sostenibilità è spesso un tema associato, è quasi un sinonimo di politica ambientale. Cioè, quando si parla di sostenibilità, spesso, non a caso in Italia, credo che i vari tentativi di fare un rapporto sulla sostenibilità siano stati messi in capo al Ministero dell'Ambiente, parlo di cose di qualche anno fa, con esiti, diciamo, diversi. Io penso invece che avrebbero dovuto far fare al Censis, voglio dire. Cioè, io penso che la sostenibilità sia, in una società opulenta come la nostra, nel senso che rispetto a altre realtà di cui parlava Riccardo Valentini, la nostra sostenibilità si misura come stanno i bambini e come stanno gli anziani e come stanno i malati. Questa è la sostenibilità per un paese come il nostro. L'ambiente è sicuramente una delle componenti, ma per come vedo io il concetto di sostenibilità, e non è che, insomma, come lo leggo io, il tema della sostenibilità è un tema veramente molto più ampio e si traduce in qualche misura nel modo in cui voi guardate la realtà. Cioè, la sostenibilità è un paio di occhiali, direi, se dico rosa sembra che li voglio vedere, no, è proprio, come dire, è una percezione diversa che avete, nemmeno una percezione, un modo diverso in cui io spero i più giovani abbiano di guardare al mondo. E credo che questa cosa, questa riflessione va avanti. Poi mi sono occupato di altre cose, ma andiamo troppo in là. Dunque, tra le questioni di cui, per la ragione per la quale sono stato invitato, penso, perché io mi occupo anche di cambiamento climatico, lato, diciamo, dimensione socio-economica, e quindi solo parzialmente sovrapposto alle cose di cui parlava Riccardo Valentini. Questa slide, che però se non mi siedo non vedete, questa slide riporta, e non la discuto perché è troppo complicata probabilmente, però è un modo, secondo me, insieme ricco e allo stesso tempo molto sintetico, di rappresentare almeno tre dei N, cioè sei se non ricordo male, inquinanti, clima alteranti, previsti dall'ex protocollo di Kyoto. Ex perché il protocollo non c'è più, essendo scaduto il 31 dicembre del 2012. Considerava molti inquinanti, tra cui il più importante di gran lunga, almeno da un punto di vista delle tonnellate, diciamo così, è l'anidride carbonica, ovvero carbon dioxide. Però c'è anche il metano, ci sono altri tipi di gas in cui, serra, ce ne sono anche altri che non sono inseriti qui dentro. Ora, quello che questo grafico vi mostra in maniera molto in maniera sintetica, e quindi richiederebbe, diciamo, una riflessione un po' più lunga che non posso fare, ma e secondo me è interessante farci un minimo di e vedere come, diciamo così, la prima parte, la parte più alta, che diciamo rappresenta circa il 60% del totale, cioè praticamente questo, sono emissioni di CO2 energy related, cioè quello legato, diciamo così, ai temi dell'energia. Questo sfugge un po' perché l'idea che abbiamo delle emissioni di anidride carbonica probabilmente è molto più legata al settore energetico di quanto non sia per davvero. In realtà il land use change, che è quello di cui specificamente poi tra l'altro si occupa Riccardo Valentini, vale una bella fetta delle emissioni di CO2, come vedete questa parte qui. L'agricoltura è un altro settore che è piccolo da un punto di vista del peso sul PIL mondiale ormai. È prossimo allo zero nei paesi industrializzati, è importante dal punto di vista delle emissioni, e questo sono le waste, e quindi il modo in cui tutte le emissioni, poi si potrebbe andare più in dettaglio il modo in cui, diciamo, si ripartiscono
all'interno dei vari settori. Guardate, solamente i trasporti sono questa fetta che, diciamo così, voto per pieno vale un sesto del totale, solo i trasporti. Quindi la complessità sta lì. Io ho preso due grafici dall'ultimo World Energy Outlook, che è quello che pubblica l'Agenzia Internazionale dell'Energia ogni novembre. I numeri non sono sovrapponibili a quelli che avete testé visto da parte del professor Valentini, perché questi sono solo quelli energy related, sono quelli legati all'energia, mentre quelli suoi erano CO2 in generale, cioè tutto il CO2. E mi permettono di farvi vedere solo due questioni, diciamo così, che mi paiono rilevanti. Il primo, molto semplice, anche qui ci sono degli scenari come quelli che descriveva Riccardo Valentini, sono diversi, nel senso non sono fatti dalla stessa istituzione, ma la logica è la stessa. Diciamo che dal 1990 fino a qua sono dati storici, questa specie di gobbetta è il 2009, cioè la crisi economica, da qui in poi vanno in proiezione, cioè sono previsioni. Quello più alto è quello, lo scenario se non facciamo nulla, e questi sono degli scenari alternativi, per così dire, che sono sempre più stringenti, diciamo, da un punto di vista delle politiche. Quest'ultimo scenario è uno scenario molto interessante e ve lo sintetizzo in due parole. Quello è lo scenario compatibile con un livello di concentrazione di CO2 in atmosfera che rende l'incremento della temperatura sotto o dentro i 2 gradi. Quindi, in altre parole, voi potete anche guardare, diciamo, non è esattamente identico, ma ci assomiglia molto. Potete leggere questo grafico come se fosse il grafico della domanda mondiale di energia. Va bene? Adesso si potrebbe argomentare, ma diciamo di sì per un secondo. Allora, quello che questo grafico sta dicendo, in qualche parola, è che se noi vogliamo tenere le concentrazioni entro i 450 ppm, quello che vuol dire, se vogliamo tenere la temperatura entro i 2 gradi, vuol dire che noi nel 2035 dobbiamo consumare più o meno, in termini di domanda di energia, e lo ripeto ancora, questo è il CO2, non è esattamente uguale, ma per capirci, dobbiamo consumare ciò che consumavamo nel 1990, che, come capite, è una campana, diciamo, impegnativa per tutti noi, diciamo così, per l'umanità. Il grafico poi si completa, diciamo, con questi due istogrammi che vanno letti in questo modo. Questa prima parte vuol dire chi dovrebbe fare il taglio di emissioni che vanno da questo scenario, che è quello, diciamo, business as usual, rispetto a questo scenario che è il primo, cioè quello più facile da raggiungere, li dovrebbero fare per il 71% i paesi non OCSE e per il 30%, il 29, i paesi OCSE. Quindi, ancora una volta, le cose che diceva Riccardo ritornano, nel senso che, data gli attuali tassi di crescita di emissioni, diciamo così, è probabile che gran parte dello sforzo lo debbano, è certo che la gran parte dello sforzo teoricamente la dovrebbero fare i paesi in via di sviluppo. Qui ci sarebbe un grafico che non c'è, vi voglio solo dire come è fatto, ve lo racconto perché è interessante e poi taccio. Nelle riunioni, diciamo, sul clima gira spesso un grafico che ho cercato di trovare al volo ma non ho trovato, in cui sostanzialmente mira a offrire argomentazione all'osservazione, diciamo, occidentale rispetto, per l'appunto, alla Cina, nel senso che noi diciamo: guarda il tuo livello di emissioni, Cina e India, anzi di più, guarda il tuo tasso di crescita delle emissioni, perché una cosa è il livello delle emissioni, la Cina ha superato gli Stati Uniti, sono il primo paese al mondo, altra cosa è il tasso di crescita delle emissioni, e visti da questo punto di vista
il tasso di crescita delle emissioni della Cina sono due volte il tasso di crescita delle emissioni degli Stati Uniti. Quindi non solo hanno raggiunto un livello maggiore, ma crescono molto rapidamente. Il grafico che circola è un grafico che ancora una volta sottolinea il fatto che l'economia e la scienza politica non sono scienze, per così dire, esatte, nel senso che dipende da quale parte del tavolo siete. E quindi quindi il signor cinese mette giù un grafico che non è falso, è verissimo, e cioè dice: siccome il cambiamento climatico è un problema plurisecolare, adesso io ti faccio vedere un grafico che mostra la somma delle emissioni. Nel caso degli Stati Uniti si può partire dal 1871, perché hanno serie storiche sulle emissioni da allora. Quindi io vi faccio vedere la somma delle emissioni. Siccome una tonnellata di CO2 emessa oggi è uguale a una tonnellata, non è così, ma facciamo che sia così, più o meno così, è uguale a una tonnellata emessa 20 anni fa, 30 anni fa, 100 anni fa, la responsabilità storica, che è la parola molto amata, diciamo, dai paesi in via di sviluppo, è questa. Cioè noi dovremmo confrontarci non sulle attuali emissioni né sugli attuali tassi di crescita delle emissioni, ma la base da cui cominciare a discutere sono le emissioni storiche, l'integrale delle emissioni. E se noi guardiamo l'integrale delle emissioni, non ce n'è per nessuno, nel senso che i paesi industrializzati, se ricordo esattamente, hanno fatto il 70%, forse di più, l'80% delle emissioni inteso come integrale. Vengo a un ultimo grafico che non posso discutere, però ve lo lascio, nel senso che se qualcuno lo vuole poi me lo chiede e glielo do. Questo è un grafico che prende un po' di tempo per essere presentato. Si riferisce a uno strumento, adesso mi alzo però se non riesco a parlare, a uno strumento che si chiama identità di Kaya. Kaya era un professore giapponese, che ha fatto questa semplice trasformazione partendo da una semplice considerazione, cioè che le emissioni di, lo dico e dico fra un secondo qual è il mio punto, fa vedere fondamentalmente che il tasso di crescita delle emissioni di CO2 dipendono da alcuni fattori e li identifica. Ora, non è un'equazione, l'identità torna sempre, quindi diciamo è abbastanza algebricamente molto semplice da trattare, però mi interessa il ragionamento. Cioè lui dice il tasso di crescita delle emissioni dipende dal tasso di crescita della popolazione, dal tasso di crescita del reddito pro capite, dal cambiamento, se volete, dell'intensità energetica, quindi diciamo energia su PIL, e infine dalla quella che si chiama carbonizzazione dell'offerta, cioè quanto CO2 c'è per ogni unità di energia consumata. Ora, il punto è che se voi guardate queste identità, che sono queste identità, queste quattro componenti, diciamo che le prime due non possono, diciamo così, essere soggetti a riduzione, nel senso che nessuno vorrebbe vedere le emissioni di CO2 ridursi riducendo la popolazione. Sembra antiestetico, diciamo. Così come nessuno vuol vedere, diciamo, il 2009, no? Quello che vi ho fatto vedere, cioè le emissioni di CO2 a livello mondiale che si riducono perché diventiamo tutti più poveri. Anche questo, diciamo così, non è bello. Allora, ciò che ci rimane, e lo dico questo per dire che quando parliamo di strumenti, poi alla fine li giriamo, due, ce ne sono due, li possiamo argomentare e trattare in tutti i vari modi, ma sempre due restano, cioè o decarbonizziamo, cioè vuol dire meno carbonio per unità di energia, e cioè vuol dire più rinnovabili, e anche, voglio dire, è dove non si può andare, lo diceva lui, tutto a rinnovabili, perché non si può andare tutto a rinnovabili, favorire in qualche modo, diciamo così, il gas rispetto al carbone. Inter alia è ortogonale a quello che è successo in questo paese negli ultimi 5 anni, in cui sono entrate molte rinnovabili, ma invece di uscire il carbone è uscito il gas naturale, cioè una cosa bislacca davvero. E la seconda componente fondamentale è efficienza, cioè meno energia per unità di prodotto.
Quindi cominciamo a cambiare lampadine qua, forse a spegnere qualche lampadina. L'efficienza è il grande motore, ce ne sarebbe tantissimo da fare nei paesi industrializzati, moltissimo, e invece non si fa. Quello che vi fa vedere questo grafico è esattamente questo, cioè che a parte il 1990, che è il tasso di crescita, diciamo 89 su 90, tutti gli istogrammi rossi, eccola, lasciate stare, che poi vi devo avrei dovuto, voi non sapete cosa vi siete persi. Tutti gli istogrammi, dicevo, rossi, sono c'è qualche mio studente qui, non lo so, sa che io sono daltonico, quindi la mia difficoltà non è che sono stupido, proprio ho bisogno di essere confermato sul fatto che quelli che vanno in giù sono rossi. Dicevo, tutti gli istogrammi rossi, che sono l'intensità energetica, cioè stiamo diventando sempre più bravi nel consumare meno energia per unità di prodotto. Tutti gli anni, dal partire dal 1990, noi siamo stati sempre più bravi, diciamo così. Siamo stati però pessimi che ne so io, in questo coso qui, vedete qua, ok? Giallo. Giallo. No, non è questo di mezzo. Verde. Verde. Ok. Che è il CO2 su energia. Cioè, dopo tanto chiacchiere sul mondo che si decarbonizza, a livello globale il mondo nel 1990 oggi si è decarbonizzato di un epsilon, zero. Cioè, non si è ridotta di niente la quantità di CO2 per energia utilizzata. Che è strano, cioè, nel senso che chiacchieriamo intorno a questa cosa almeno da 20 anni e a livello globale CO2 per unità di energia prodotta, diciamo così, o utilizzata, tanto è uguale, non si è ridotto di nulla. Questa è, diciamo, l'identità di Kaya, cercate sul web se ne avete voglia, sia una delle cose più affascinanti, però se lo cercate sul web ne trovate in varie forme, riflettete, c'è una cosa molto interessante. Questo era un capolavoro, vi avrei dovuto raccontare tutta una storia, ma che cos'è? Vabbè, chiudo qua il mio intervento. Sì. Grazie, grazie per questo. Rimanendo in tema di energia, ascoltiamo adesso invece Giovanni Torti, che è esperto di business sustainability e amministratore delegato di Officine Verdi, un spin-off di Unitedit WF che integra capacità e rete finanziaria, sostenibilità ambientale e tecnologie in tema di energia. Compagno Muovi o gas, sono sì. Grazie. My big gas. No, adesso non. No, dai, non fare questo. Move and tick. Grazie dell'invito a partecipare a questa conferenza. Mi verrebbe una domanda prima di fare diciamo la parte di quello che può fare un'azienda sul tema delle energie rinnovabili e quindi sul carbon. Se, domanda che ho fatto anche a Jorgen Randers, che ha presentato recentemente un libro che è 2052, no? Nel quale descrive, di nuovo rimette l'accento sui problemi derivanti dal climate change, e in qualche modo alla fine di questa conferenza lui ha detto: io ho lavorato per 50 anni, no? E ancora oggi degli eventi catastrofici come ci sono stati degli uragani negli Stati Uniti eccetera eccetera non hanno generato un cambiamento delle politiche. Siccome qui il tema fondamentale, poi scendiamo sulla parte diciamo di quello che si può fare concretamente, anche magari non impattando sulle politiche, ma dal basso, con un approccio bottom-up, che è quello che abbiamo seguito un po' noi con Officine Verdi, la domanda è: perché, se c'è questa certezza oramai consolidata da tanti studi, la politica non va incontro a questa
conosci il paradosso del fumatore di sigaretta, no? Cioè tutti sappiamo che il fumo fa male, però diciamo si continua, cioè quindi c'è proprio... Allora cambio la domanda, cosa si può fare per cambiare la politica? Io sono abbastanza scettico, diciamo così, nel senso che in una società, e io non giudico, in una società in cui, senza giudicare, le aziende guardano alla trimestrale, ma cioè, in realtà guardano, diciamo, guardano come va il loro titolo da un giorno all'altro, la politica, mi sentono, la politica non in Italia, nel mondo, cioè è un problema di mismatching, insomma, di scoordinamento dei tempi. Cioè questa è una politica che richiede, diciamo così, un tempo. Io ho già detto questa cosa in altre circostanze, quindi se qualcuno mi ha sentito mi scuso. Io credo che Italia, Francia, Germania, eccetera, hanno fatto nel 1953 i trattati di Roma, gli economics erano contro, nel senso che c'è voluto una classe politica diversa. E insieme uno shock esogeno, diciamo così, di un certo peso, 20 milioni di morti, per capire che forse i francesi e i tedeschi dovevano trovare, che si erano combattuti negli ultimi 500 anni, forse di più, dovevano trovare il modo. E di riffa o di raffa, io, ma anche diciamo gente 15 anni più di me, cioè fra 10 anni cominceranno, come dire, a lasciarci i primi europei che non hanno visto una guerra, nel senso nel loro territorio, cioè quelli che sono nati che non c'era una guerra, non è mai successo. Allora io spero, che io credo che di queste pallottole d'argento ne abbiamo una ogni 4 generazioni, speriamo che un giorno qualcuno di questi leader dirà che, contrariamente agli economics di farsi eleggere domani mattina, questa è una cosa che va fatta. Io sono sul versante, diciamo, carbon scettico, cioè secondo me quella roba dei 2 gradi lì non la facciamo manco morti, però lo dice anche Razzolo, no, nel senso che posso, spero di sbagliare, io credo che non la farebbe, tanto è vero che c'è tutta questa questione sull'adattamento, che sarebbe il mio mestiere, ma non ne discutiamo proprio, cioè cosa fare, perché non lo facciamo, come facciamo ad adattarci, che invece di 2 saranno 4. Hai aperto ti sei reso conto che hai aperto il dibattito, va bene, ok. Vabbè, allora diciamo che qualche slide di commento che ci aiuta un po' a capire quello che, come azienda, noi siamo una newco nata dalla unione di 2 diciamo di 2 marchi che vedete lì sotto, che sono Unicredit e WWF, che sono 2 cose totalmente diverse, culture diverse, aziende, da una parte un'azienda, dall'altra una NGO, diciamo, che si occupa di ambiente. Però diciamo che io mi sono occupato in passato, e vi spiego anche la genesi di questo progetto, perché sono stato per diversi anni responsabile della sostenibilità ambientale di Unicredit. E quindi ho fatto nascere un progetto che metteva insieme per la prima volta una grossa banca internazionale con una NGO che si occupa di ambiente. Uno dice, ma sai, la banca con l'ambiente cosa c'entra? Non è un grosso impatto. In realtà la banca, siccome gestisce leva finanziaria, può fare la differenza con una politica finanziaria che può essere indirizzata per settori meno carbon intensive e via dicendo. Quindi lì è iniziato un percorso di, in questo caso proprio di politiche finanziarie e di intervento con un management illuminato, che poi ha dato luogo negli anni, dopo qualche anno, alla nascita di questo soggetto. Quindi Officina Verde è una SPA che si occupa di energie rinnovabili, efficienza energetica e carbon management, e peraltro collabora pure con l'università, perché noi andiamo spesso, ci troviamo a dover in qualche modo anche misurare l'effetto di un cambiamento tecnologico in termini di CO2 per unità di prodotto. Quindi banalmente il vasetto di yogurt della Danone ha una certa intensità di CO2 sulla quale io posso intervenire se cambio le tecnologie dello stabilimento di Danone, passando dal fossile a, diciamo, energia rinnovabile. Ve la dico in maniera più semplice possibile, perché comunque... Quindi ci siamo trovati a creare questa realtà che
definisco una Energy Environment Company con un modello in testa molto chiaro, che è quello di un'energia più, definiamo come generazione distribuita di energia, no? Generazione distribuita di energia, che cosa significa in sostanza? Significa produrre l'energia di cui si ha bisogno laddove si ha bisogno. E quindi si passa dal concetto, un po' se pensate allo stesso paragone che c'era, no? Negli anni 70 i grossi mainframe, e non c'erano portatili o non c'erano i mini iPad, piano piano si è passati alla sostituzione del mainframe con computer portatili e con addirittura la rete, quindi addirittura uno non ha più i database con sé ma li va a pescare in rete. L'energia è un po' la stessa cosa, no? Perché in realtà col concetto di generazione distribuita andiamo a produrre l'energia laddove serve, e tra le varie tecnologie ci sono delle tecnologie molto interessanti, poi vi farò degli esempi. E la consapevolezza della nascita di questo progetto è stata, diciamo, forte. Perché? Perché sotto, e non è un'eresia, sotto questo aspetto c'è un business che è un po' uno dei tre elementi della sostenibilità di cui si parlava all'inizio, perché la sostenibilità è fatta di parte sociale, impatto economico e impatto ambientale. Allora sicuramente l'elemento trainante per la generazione di questo progetto, questa società, è stato quello di dire: beh, ok, facciamo qualcosa sulle energie rinnovabili, sì, esiste un mercato, esiste un business, quindi la parte economica. Poi quello che andiamo a fare sicuramente pone degli accenti positivi anche sulla parte ambientale, perché quello che viene fatto in termini di energie rinnovabili riduce simmetricamente la emissione di CO2, e quindi anche dal punto di vista sociale, perché comunque impatta positivamente sulla società e sulla comunità, quindi con un minor numero di diseconomie esterne. Qui andrei molto rapidamente, noi ci occupiamo di temi abbastanza diciamo pratici nel rapportarci alle famiglie, alle imprese o anche alle comunità locali, no? Su tematiche che hanno a che fare con l'energia. Dico solo una cosa, facciamo una zoomata su Sistema Italia. Vedete, la bolletta nazionale sono circa 64,4 miliardi di euro, e il dato interessante qual è? Che si divide sui vari settori, no? Per cui qui ritrovate trasporti, residenziale, altri settori. Il dato interessante è che di questi 64,4 miliardi circa 20 miliardi sono sprecati, completamente sprecati. E quindi c'è un livello di efficienza ovviamente diverso tra il residenziale, tra il mondo dell'industria e il mondo dei trasporti. Sicuramente l'industria è più efficiente del mondo residenziale, però c'è un livello di sprechi enorme. Questo per noi corrisponde ad un ulteriore rafforzamento nella convinzione che esiste un mercato immenso. Considerate che 20 miliardi, no, è poco meno di metà finanziaria, parliamo di cifre enormi, no? Quindi qua stiamo parlando poi in un momento di spending review, provate a immaginare. Quindi significa che noi sostanzialmente abbiamo una bolletta nazionale tendenzialmente, sì, questa è in Italia, sì. Tendenzialmente è una bolletta nazionale molto molto incentrata sull'energia fossile, no? Perché le politiche fino ad oggi, sì, è vero che c'è stata un'ondata negli ultimi 4-5 anni di fotovoltaico, però è tutti più o meno, chiunque probabilmente in questa sala, no, è entrato in contatto con qualche organizzazione che realizzava impianti fotovoltaici, o comunque con l'idea del fotovoltaico, comunque ha compreso che cos'era questa tecnologia. Però questo recupero di efficienza è un pallino diciamo molto importante, che è rimasto molto importante anche a livello europeo. È interessante vedere le curve di prima, no? Dove si vede che le economie sviluppate stanno in qualche modo riducendo il loro impatto in termini di emissione, anche se è una riduzione virtuale che deriva da una crisi economica profonda di sistemi produttivi che non producono, e quindi se i macchinari per la produzione sono fermi non si producono emissioni inquinanti, mentre i paesi in via di sviluppo stanno crescendo in termini di emissioni. Quindi queste curve in qualche modo poi si toccheranno e si incroceranno.
A livello europeo, voi avete sentito parlare di normative su tematiche legate ai cambiamenti climatici, c'è proprio la, diciamo, il tema del 20-20-20. Su questo 20-20-20, recentemente, quindi nel settembre del 2012, l'Unione Europea, che tutto sommato, anche se diciamo con le sue difficoltà, io credo che sia uno dei continenti più evoluti in termini di normativa, purtroppo è un po' fallito e naufragato il sistema ETS, nel senso che non è andato oltre quello che si immaginava, però era il sistema più avanzato per determinare dei cap di emissione per i settori altamente inquinanti, che sono quelli energivori e via dicendo. Quindi a settembre è stata emanata una direttiva che è sull'efficienza energetica, perché l'Unione Europea dice che io, per intervenire in maniera sostanziale e concreta sui mercati al mio interno, ho necessità di colmare il gap in termini di efficienza energetica. Quindi la direttiva, infatti la direttiva poi ha imposto e impone agli Stati membri, nell'arco dei 18 mesi successivi, di essere recepita, e tanto per dirne una, di imporre alle aziende di fare un audit energetico. E quindi stiamo scendendo piano piano su dove poi andiamo a battere con le tecnologie. Fare un audit energetico per qualsiasi impresa e anche per il mondo della pubblica amministrazione significa capire qual è il gap tra fabbisogno energetico e spreco di energia, cioè quella parte di energia che vado a sprecare e come posso evitare questo spreco. E lo spreco si può evitare attraverso l'utilizzo di tecnologie già disponibili, solo che molto spesso non si sanno queste cose, per cui si fa di tutta un'erba un fascio, e quindi si parla di fossile o altre fonti energetiche rispetto al fotovoltaico, ma non esiste solo il fotovoltaico. Lo stato dell'arte, che ci vede a livello nazionale ancora con un gap da colmare in termini di megatap, anni di energia primaria, però sostanzialmente la roadmap europea è stata abbastanza tracciata, no? Detto questo, mi piace dire una cosa che spesso a volte mi trovo in qualche modo in conflitto con alcuni colleghi, che forse non tutti sanno, per cui voi sentite sul dibattito mediatico e sapete che i media a volte strumentalizzano delle posizioni, che il costo delle energie rinnovabili in bolletta è una cosa oggettivamente molto pesante per tutti i contribuenti, però poi in realtà non si sa che gli incentivi alle fonti fossili a livello mondiale sono 6 volte il livello degli incentivi alle rinnovabili, e quindi vi lascio immaginare cosa c'è dietro tutto questo, no? Ci sono degli interessi economici enormi. In Italia credo che sia 8 volte. Quindi alla affermazione che noi tutti paghiamo in bolletta una quota parte di incentivo per le rinnovabili, non solo non teniamo conto del beneficio ambientale che queste producono, e anche beneficio economico, perché poi adesso vi faccio dei casi concreti, ma non teniamo conto che in realtà è proprio l'opposto. Tanto per dare un elemento di concretezza ulteriore, questo è l'IREX Annual Report 2012, quindi questa è una cosa recente, che dice e fa un conto economico di quello che sono i costi e benefici degli incentivi alle rinnovabili, e genera anche qui un bilancio positivo di 50 miliardi di euro. Quindi provate a immaginare, no, su un'economia italiana che impatto c'è. Benissimo, da tutte queste considerazioni, noi abbiamo sviluppato un approccio energetico, io dico sempre green economy applied, nel senso che noi molto lavoriamo dal basso con delle soluzioni tecnologiche verdi, e possiamo lavorare dal basso fortunatamente perché abbiamo la leva finanziaria, e quindi con la presenza della leva finanziaria possiamo intervenire e abilitare gli investimenti in tecnologie verdi di famiglie o di imprese. E un attimo, scusate, professor Giordano, per venire a spostare la macchina.
c'è da spostare una macchina. E quindi abbiamo iniziato a studiare alcune soluzioni tecnologiche per capire se potevamo dare un beneficio, e vi faccio capire con pochi esempi che in realtà i benefici ci sono, però non si sanno. Per esempio, noi abbiamo a novembre dello scorso anno lanciato i primi sistemi fotovoltaici in grid parity. Che significa in grid parity? Significa che noi non consideriamo nel business plan legato a quell'investimento la linea di ricavi legata agli incentivi. E quindi, diciamo, se sta in piedi e se una banca lo finanzia, sta in piedi pure per il cliente finale, che sia la famiglia o che sia l'impresa. In particolare un'impresa che solitamente, diciamo, il consumo energetico di un'impresa avviene più di giorno perché ha la produzione e quindi consuma di più di giorno, mentre una famiglia ce l'ha spostato nella fascia più notturna. E quindi sul modello di simulazione abbiamo visto su alcuni casi quello che significa fare un impianto fotovoltaico. Dico delle cose apparentemente banali, però poi vi assicuro che non sono così banali nella pratica, con un impatto diciamo in termini di costo di energia. Allora, l'effetto di questo sistema fotovoltaico per l'impresa con diciamo questa capacità di 100 kW, vedete, e quindi un'energia resa di circa 130.000 kWh e un autoconsumo dell'80%, ecco qui dico due parole, cioè tutto il sistema degli incentivi è servito anche per arrivare ad un livello di tecnologia sempre più efficiente, è stato mal gestito nella prima fase la curva degli incentivi, tant'è vero che i più esperti al mondo di energie rinnovabili sono venuti in Italia, hanno fatto grossi investimenti che ci ritroviamo un po' in giro su tanti terreni agricoli, no? In giro per l'Italia, cosa che non ci fa molto piacere. Se fosse stato gestito un pochino meglio, probabilmente questa energia anche fotovoltaica si sarebbe distribuita di più, non in una logica speculativa. Comunque, a parte questo tema, noi lavoriamo chiaramente su una logica legata all'autoconsumo. Vi ricordate quello che dicevo prima, generazione distribuita? Quindi io vado a misurare esattamente il fabbisogno dell'azienda e dico: benissimo, questa azienda ha un fabbisogno energetico elettrico di un certo livello, ha una superficie nella quale il fotovoltaico va bene, costruiamo un sistema. Allora, questa azienda qui va a pagare, poiché forse questo non tutti lo sanno, un'azienda di piccole e medie dimensioni, che poi è il tessuto economico principale che c'è in Italia, paga l'energia così come la paga una famiglia. E questa è una cosa, un'altra cosa, un'aberrazione. Quindi paga 0,18 euro a kilowattore. Facendo un impianto fotovoltaico di nuova generazione, quindi con una compressione di costi, con un'intelligenza distributiva, con una serie di accorgimenti tecnologici, quindi non banali, però comunque si può fare, alla fine va a pagare l'energia 0,09, che significa il 50% di quello che lo pagava prima. Fa un investimento che la sposta e la mette anche a riparo dal costante aumento del costo dell'energia, che è circa in media il 3% l'anno, diventa più verde perché non emette CO2 e paga l'energia la metà, quindi avrà una bolletta, e dopo 6 anni, tanto per farvi capire, dopo 6 anni avrà pagato circa ripagato il suo investimento. Dal 7° anno fino al 20° o 24° anno, perché queste sono tecnologie consolidate, continuerà a beneficiare dell'energia prodotta dal proprio impianto. Quindi questo è un approccio molto semplice, molto concreto, dove l'azienda va a risparmiare sia su una parte economica sia su una parte ambientale. La stessa cosa, fatta in maniera un pochino diversa, la lanceremo tra breve, è legata al mondo delle famiglie, dove in realtà il sistema fotovoltaico sarà diciamo accompagnato dallo storage. Lo storage a cosa serve? In sostanza serve a accumulare l'energia che viene prodotta di giorno, quando la famiglia di solito non la consuma, e evitare di metterla in rete, perché se io la mettessi in rete, oggettivamente in assenza di incentivi me la pagherebbero molto poco, ma di riutilizzarla la sera per fare una lavatrice o una lavastoviglie. Quindi cose anche qui molto banali, però che portano la famiglia, che ha una disponibilità di un tetto, di una superficie idonea ovviamente, a fare questo tipo di intervento. E qui mi piace far vedere una cosa, che per darvi una
diciamo una visione di quello che significa poi un'applicazione concreta, quindi Green Economy Applied, di quello che sono gli impianti in giro per l'Italia realizzati. Quindi per ogni tondino è un impianto. Non si vede? Ah, quindi questo è una... È una visione cosmica, è molto cosmica. Come facciamo? Perché... C'è l'uscita sul web, sai? Allora facciamo così. Ci arriviamo da qui. Si inizia a vedere qualcosa? Questo non ci interessa. Ok, si vede? Sì, solo che è troppo grande. Si vede male, lo spostiamo così. Allora, vedete la cartina dell'Italia, questi sono tutti gli impianti realizzati. Qui interessante, quindi scendiamo dalle politiche, no? Avete visto il problema del climate change, come è risparmio energetico, efficienza energetica, come intervengo sulle famiglie, come intervengo sulle imprese. Questo è il fotovoltaico, poi vedremo altre tecnologie, ripeto, non è solo il fotovoltaico, perché stiamo già ragionando, ma questo si può dire anche con la regione, su piattaforme per esempio di biomasse che consentono un recupero di valore delle superfici boschive e consentono nelle comunità locali un risparmio dell'80% sulla parte termica, quindi sul gas, che pesa per i 2/3 del costo energetico delle famiglie, perché la bolletta energetica si compone di parte elettrica e parte termica. In media sono 3.000 euro, una famiglia di 4 persone, una abitazione di 100 metri quadrati, di cui 1.000 euro sono per la parte elettrica, 2.000 euro sono per la parte termica. Vado in estrema sintesi. E qui voi vedete che qualsiasi dimensione di impianto viene monitorata con la curva. Ecco, adesso siamo poco dopo, questo è in tempo reale, la misurazione di quello che succede su questo impianto da... questo era da 3 kW minuto per minuto cosa è successo in termini di produzione. Questo qui significa monitorare la capacità produttiva dell'impianto realizzato e avere sotto controllo il livello di produzione di energia rispetto al fabbisogno energetico della famiglia o dell'impresa. Tanto per dare un esempio di quello che si può fare. Vediamo se riusciamo ad uscire da questa visualizzazione. Ci siamo. Quindi la domanda era un po' provocatoria, nel senso che ognuno poi si concentra sulla propria, diciamo, competenza. In realtà ci sarebbero delle cose da fare, solo che c'è una diciamo non sincronizzazione tra le politiche, cioè tra la scienza, che ha già dato una fotografia ampiamente chiara del disastro che sta avvenendo, la politica, che ancora non ha sdoganato una serie di meccanismi. Si è parlato di carbon tax, si è parlato di tante cose, però ancora non è andata in maniera stringente su questo, perché ci sono tematiche anche di natura internazionale molto più pressanti, apparentemente più pressanti, perché poi in realtà non è così, perché quello che si diceva prima, che l'elemento guerra che ha scatenato dei cambiamenti, in realtà ci si arriva pure con l'aumento di 3 gradi della temperatura, perché non si scappa, ci saranno delle migrazioni. Le migrazioni significa più popolazione che si muove da un continente a un altro, quindi si va in quella direzione. Sarà troppo tardi. E sarà troppo tardi, però noi proviamo nel nostro piccolo a fare. Questo è un altro esempio che mi piace fare, che è quello di intervento su piattaforma biomasse, no? Qui molto pragmaticamente, attualmente non ci sono risorse economiche per gestire in maniera adeguata il taglio dei boschi, il recupero, no, degli scarti della produzione di biomasse. Allora, banalmente, ci sono alcuni comuni italiani, più che altro nel nord Italia, dove ci sono superfici boschive, che si sono messi insieme e che hanno fatto una piattaforma per la gestione delle biomasse. E cosa significa fare una piattaforma? Una cosa molto semplice: su 4.000 metri quadrati viene realizzato un impianto di cogenerazione,
che serve per essiccare la biomassa lignocellulosica. Questo procedimento è una cosa molto semplice, peraltro produce, il cogeneratore produce anche energia elettrica che viene data per alimentare l'energia delle scuole nelle vicinanze. Il materiale che ne esce si chiama cippato, è un materiale che è un combustibile poi di fatto, naturale, che con un certo livello di umidità può essere molto ben utilizzato all'interno di caldaie di nuova generazione, che possono essere utilizzate per le scuole, per il comune, per le imprese e per le abitazioni. E il risparmio energetico nell'utilizzo di questo materiale per la parte gas arriva anche all'80%, quindi significa che quei 2.000 euro vado a spendere l'80% in meno sulla parte gas. Quindi tutto questo in realtà è possibile e stiamo cercando, per quanto noi siamo ancora piccolini, diciamo, siamo un nuovo soggetto sul mercato e quindi cerchiamo di operare con una logica di rete, però siamo abbastanza presenti su tutto il territorio nazionale per diffondere questo tipo di modelli che sono, che definiamo bottom up, perché chi vuole può intervenire, sia che sia la famiglia, sia che sia la comunità locale, sia che sia l'impresa. Possiamo concludere? Sì. No, però no, mi dispiace, ma non sono... Allora, bottom up è un concetto che noi riferiamo alla possibilità di consentire, anche in assenza di incentivi, a famiglie e a imprese e a comunità locali di realizzare degli investimenti in tecnologia che altrimenti non potrebbero realizzare. Questo porta a un beneficio... no, è un bottom up, perché se la signora Maria decide... La distorsione più grande del... Sì, però cioè, non vedo il nesso in termini di distorsione, nel senso, no, perché la presenza del WWF in questa joint venture è dettata proprio dalla coerenza delle scelte tecnologiche che vengono effettuate, perché queste provocano una riduzione delle emissioni di CO2. Quindi il WWF, tanto per intenderci, non ha nessun ritorno se non quello di vedere una sommatoria, avete visto un po' quello che è la riduzione in termini di CO2 derivante da un incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili. Quindi secondo me è un approccio win-win, no? Per cui mette insieme una capacità che è quella di abilitare degli investimenti che altrimenti non sarebbero resi possibili, che si ripagano in tempi logici, quindi non in tempi molto lunghi, che produce un beneficio oggettivo di riduzione delle emissioni di CO2 e produce un beneficio oggettivo di riduzione della bolletta energetica delle famiglie e delle imprese. Quindi se questo è un elemento distorsivo di mercato, mi permetto di dissentire. Cioè, credo che stiamo attivando un modello che è un modello anzi virtuoso, dove non è monopolio, non è assolutamente un monopolio. Monopoli sono altri, no? Però insomma stiamo facendo un po' di mi scusi la cosa, stiamo facendo un po' di casino. Allora scusate, però non facciamo un dialogo a due, perché altrimenti prendiamo una deriva da cui ho spiegato prima. No, beh, io ho concluso, cioè la altri tre relatori che dovrebbero parlare.
il messaggio insomma è abbastanza chiaro: esistono le tecnologie, esistono degli strumenti per abilitare degli investimenti, questo produce dei benefici anche di tipo ambientale. Grazie. Adesso invece alla volta il professor Giordano, che cambiamo completamente argomento, perché il professor Giordano è docente di sviluppo sostenibile e flussi migratori, è responsabile delle relazioni internazionali della Società Geografica Italiana e ci parlerà dell'equilibrio tra cambiamenti climatici e migrazioni e flussi migratori in vari aspetti legati al cambiamento climatico. Bene, grazie per avermi invitato. Io comincio con una buona notizia per i miei tesisti che vedo numerosi in qui in aula. Non ho slide, quindi a differenza di come faccio al corso, dove parlando di catastrofi ambientali inondo di slide, oggi non ne proporrò. Quindi questa è una prima buona notizia, a parte gli scherzi. Dunque, il piccolo contributo che volevo portare oggi riguardava appunto questa tentativo di spiegare quale potrebbe essere il nesso tra il cambiamento climatico e le migrazioni, un nesso che è molto difficile da spiegare perché chiaramente ci sono o ci dovrebbero essere una serie di passaggi intermedi che non sono sempre subito evidenti. Cominciamo col dire che i cambiamenti climatici, che assumiamo come ovviamente un paradigma, hanno portato negli ultimi anni ad un incremento, un'intensità di catastrofi naturali che è sotto gli occhi di tutti. Sostanzialmente quasi nessuna regione al mondo, anche i paesi più tecnologicamente avanzati, è esente da catastrofi naturali, dalle inondazioni dall'Europa centrale, agli uragani negli Stati Uniti, Haiti, alla siccità nell'Africa subsahariana. Quindi in realtà noi abbiamo un mondo completamente stravolto da questi cambiamenti climatici più di quanto noi stessi pensiamo. Il tema del cambiamento climatico è un tema abbastanza recente. Sì, è vero, noi parliamo di ambientalismo, di ambiente più o meno dagli anni 60, ma in realtà il tema forte sul cambiamento climatico probabilmente viene affrontato la prima volta negli anni 90 e c'è un docufilm che io consiglio anche agli studenti che si chiama The March, fatta da una regista inglese che si chiama Whitley, e nel 1990 appunto sulla BBC, e fa vedere questa marcia appunto di questo esodo biblico dall'Africa subsahariana verso l'Europa, e questa marcia, questa migrazione viene provocata dal cambiamento ambientale che naturalmente nell'Africa subsahariana è molto più evidente, più tangibile. La parte finale del film fa notare questi africani che si affacciano alle finestre degli europei ricchi che sono intenti a banchettare appunto con tanto cibo sul tavolo, e perfino il cane scarta gli ossi. Quindi c'è quella contraddizione che faceva notare prima il direttore Maffettone, cioè tra un mondo in sovrappeso e un mondo in sottopeso. E questo era il primo tentativo a livello internazionale, in maniera molto enfatica, di far notare un rapporto tra il cambiamento climatico e le migrazioni. Diciamo che quel docufilm ha tre meriti. Il primo merito è quello di chiamare al problema della ecosostenibilità generale. Il secondo merito è quello del rapporto tra uomo e ambiente. E il terzo merito è quello del rapporto interculturale, che sono appunto tre cose che sembrerebbero discinte, ma in realtà sono molto collegate una tra loro, collegate intuitivamente, ma poi scientificamente è una cosa molto difficile da spiegare. Perché è difficile spiegare? Perché, come dico sempre agli studenti, tante lezioni, le migrazioni in sé, lasciando perdere le migrazioni ambientali, hanno già una difficoltà di interpretazione elevatissima, perché dipendono da vari fattori, spesso singolari, ma spesso, molto più spesso, interconnessi fra di loro, politici, economici, psicologici, di tipo appunto miglioramento della vita. In realtà, se voi chiedete ai migranti, le varie indagini sono state fatte, perché si migra, quasi tutti risponderanno perché devo migliorare la mia condizione economica. Cioè il punto fondamentale è migliorare la propria esistenza. In realtà, come spesso accade, tutto il quadro migratorio è legato al degrado di tipo ambientale, che poi comporta una serie di ricadute sui sistemi socio-economici non immediatamente percettibili, ma che poi sono appunto forti nelle vite di questi migranti.
Sulla questione delle migrazioni ambientali, prima di addentrarmi su un paio di casi, volevo ricordare che c'è una prima differenziazione da fare, e cioè questa, che nell'ambito delle migrazioni forzate, premesso che tutte le migrazioni sono più o meno forzate, ma è chiaro che alcune sono più forzate delle altre, se si scappa da un uragano è una migrazione forzata, se si scappa da una persecuzione politica dove si rischia la vita è una migrazione molto forzata. Solo che il secondo tipo è una migrazione forzata riconosciuta ormai a livello giuridico, quindi con il titolo di rifugiato, appunto, già dalla prima storica convenzione del 1951 di Ginevra, ma ha uno status giuridico che viene poi riconosciuto dagli stati tramite la concessione dell'asilo. Il problema delle migrazioni ambientali, e qui apro un settore enorme, molto difficile da definire, ma ci tentiamo tra poco, le migrazioni ambientali in realtà non hanno una protezione giuridica. Questo pone già un primo problema all'identificazione del migrante ambientale, perché il migrante ambientale in realtà è per la legge, o meglio per la non legge, è semplicemente un profugo. Quindi sta allo Stato riconoscere eventualmente lo status di rifugiato, ma capite bene che con le problematiche confinarie tra Stato e Stato spesso questi riconoscimenti non sono così facili a venire. Quindi il primo elemento che noi dobbiamo dire è che la migrazione ambientale parte già con un handicap, cioè parte con la questione di non avere un riconoscimento giuridico. Lo status di profugo in realtà è un non status perché non ha nessuna protezione giuridica. Nel 1976 qualcuno, e in particolare Lester Brown, che è stato il presidente del World Watch Institute, tenta di dare una definizione e parla di rifugiati ambientali. Naturalmente è una forzazione giuridica perché gli migranti ambientali sono semplicemente dei profughi. Lui parla già di rifugiati ambientali perché tenta di, come dire, stimolare un dibattito che però ancora tuttora non ho visto una fine. I migranti ambientali non sono riconosciuti. L'altra differenza, prima di andare poi ai due casi che voglio sottoporvi, è che bisogna fare appunto una distinzione tra i migranti internazionali e i migranti interni, quelli che si chiamano international displaced people, cioè sono quelle persone che vengono spostate internamente, e spesso questo è il caso delle migrazioni che derivano da disastri ambientali. Allora, fatta questa precisazione, diamo un po' di numeri. Allora, se accettiamo la definizione ampia di migrante ambientale, secondo l'Alto Commissariato per i Rifugiati Umani, già nel 2002 c'erano circa 24 milioni di migranti ambientali, cioè legati direttamente a cause ambientali. Quando dico direttamente sono quelli che sono calcolati in base... c'è un'alluvione, dobbiamo spostare queste persone. Ma capite bene che il numero di migranti derivanti da questioni ambientali, anche indirettamente, è molto più ampio. Tant'è vero che le previsioni per il 2050 variano da 50 milioni a 350 milioni, quello che si diceva prima. Perché questa enorme variabilità? Perché il fenomeno è difficile da controllare, ma soprattutto perché non c'è ancora una scientificità nella definizione del migrante ambientale. Questi dati, che vi cito, da 50 a 350 milioni, sono sostanzialmente per l'Organizzazione delle Migrazioni Internazionali 200 milioni entro il 2050, per il rapporto Stern circa 200 milioni e per le IPCC circa 150 milioni. Quindi, come vedete, c'è una variabilità enorme. Il problema è che sicuramente nei prossimi anni una categoria che avrà bisogno di molta attenzione è proprio una categoria di migranti legate alle questioni ambientali. Perché è difficile questa definizione? Quindi non c'è una definizione a livello internazionale, quindi questo rende complicata anche la definizione di uno status, ma soprattutto non ci sono studi sufficienti su questo tema. Ci sono un paio di grosse pubblicazioni da parte di organizzazioni internazionali. Abbiate presente che la stessa FAO, nell'ultimo rapporto che riguarda la fame nel mondo, menziona solo due testi riguardi alle migrazioni che derivano da crisi alimentari. Questo non per cattiveria della FAO, in realtà non ci sono molti studi da questo punto di vista. Soprattutto i dati, che sono in maniera specifica di origine giornalistica, spesso sono inconfrontabili perché derivano da statistiche diverse, derivano da metodologie di valutazione diverse, di rilevazione diverse, e quindi tutto il quadro diventa ancora più complicato.
Questo per dirvi che se anche probabilmente un bambino intuitivamente capisce che una situazione degradata dal livello ambientale porta poi a una migrazione, a livello scientifico e quindi di traduzione di ipotesi, la cosa diventa molto più complicata. E, ci sono quattro elementi che ho segnato per cominciare a legare l'ambiente con le migrazioni. Il primo elemento è che l'effetto del cambiamento climatico significa sicuramente, e questo lo possiamo già verificare dal punto di vista scientifico, un degrado della sicurezza ambientale, della sicurezza alimentare, della scarsità delle risorse, quindi un peggioramento della qualità di vita. Questo è banale dirlo, in realtà però è molto difficile provarlo scientificamente, perché in mezzo, come cercherò di dimostrare tra poco, intervengono tante altre combinazioni di fattori. L'altro elemento è che, anche questo abbastanza provato, il cambiamento climatico provoca l'innalzamento dei mari e quindi l'erosione delle coste e quindi la non possibilità in un momento di estrema migrazione verso le coste da parte della popolazione mondiale di utilizzare quella parte appunto di costa che viene erosa. Un terzo elemento al quale possiamo legare le, come dire, le catastrofi ambientali, i danni ambientali con le migrazioni è la competizione per le risorse. In un mondo di risorse sempre più scarse, le tensioni geopolitiche, idrogeopolitiche, tenderanno ad aumentare. E qui è anche un problema di policy, però, perché se stiamo ai dati della FAO, un quarto della produzione alimentare è sprecata, il che significa che buona parte della popolazione mondiale, che in questo momento non è alimentata o è sottoalimentata, potrebbe essere alimentata con una gestione più oculata, che però implica tante negoziati internazionali, tante intromissioni nel mercato economico che appunta delle logiche economiche e non di sostentamento politico. L'ultimo elemento, quindi deterioramento alimentare, qualità della vita, erosione delle coste e questione delle tensioni idrogeopolitiche, o meglio geopolitiche, l'ultimo elemento è che questo tipo di combinazione di fattori si va a battere spesso, come è lecito attendersi, sulle popolazioni meno attrezzate e più povere, il che è come dire piove sul bagnato, per cui sono meno attrezzate a reagire a questo tipo di sollecitazioni. Venga ai due casi che voglio sottoporvi, fatta questa introduzione un po' lunga ma che ritenevo necessaria. I due casi sono, uno è il caso diretto nel quale possiamo individuare appunto esplicitamente il legame tra crisi ambientale, tra il degrado ambientale dovuto appunto ai cambiamenti climatici e le migrazioni. I dati ci dicono che l'Asia è il continente a maggior rischio da questo punto di vista. Sempre l'IPCC ci dice che siccità e inondazioni, il che significa deperimento delle derrate, cattive produzioni, minori produzioni, l'incremento del livello del mare, il che significa erosione delle coste, e lo scioglimento dei ghiacciai, per esempio dell'Himalaya, significa inondazioni e valanghe, porterà ai raccolti per il 30% in meno. Questo capite che 30% in meno su una popolazione che si sta assestando su livelli di benessere sempre più, tra virgolette, pretenziosi, significa meno risorse per persone che cominciano a consumare di più, il che significa necessari spostamenti ambientali. Il caso più eclatante è per esempio quello del Bangladesh. Bangladesh perché? Perché ha due situazioni da un punto di vista geografico assolutamente molto particolare. Pensate che il Bangladesh ha il 70% del territorio che è a poco più di un metro dal livello del mare, ha molti fiumi, ha l'Himalaya, quindi con rischio di scioglimento dei ghiacci dovuto al cambiamento climatico, e questo significa inondazioni e alluvioni. Infatti il 60% dell'anno il Bangladesh è sottoposto a questo tipo di sollecitazioni ambientali. In più, oltre all'elemento naturale che rende questo paese particolarmente sfortunato da questo punto di vista, c'è l'elemento umano. È un paese fortemente e densamente abitato, con concentrazioni in alcune aree del paese, spesso quelle più, come dire, disastrose, che sono quelle pianeggianti verso appunto il mare, e in più con una policy non sempre attenta. Questo ha portato negli ultimi anni, vi dico dei dati, innanzitutto che il territorio a rischio è tra il 20 e il 40% mediamente, con picchi del 70%, cioè significa che il 70% del territorio del Bangladesh per disastri di tipo ambientale
e comunque disastri ambientali, ma anche dovuti naturalmente alla popolazione che disbosca, che produce, che inquina, quindi l'elemento naturale con quello umano sta provocando sostanzialmente un grosso peso sul territorio del Bangladesh. Il risultato è che, per esempio, tra il 2000 e il 2012 sono stati colpiti 60 milioni di persone, 167 mila sono stati senza tetto e i morti circa 170 mila. Abbiate presente che, per esempio, la erosione delle coste ha portato al totale sommersione della isola più grande, che è quella di Bola, 500.000 senza tetto, che quindi sono stati costretti a essere spostati internamente all'interno del paese, passando chiaramente le coste. Questo a che cosa ha portato? Ha portato a un grosso flusso migratorio verso l'India. Quindi, da una parte dei push factor, che sono di tipo soprattutto ambientale ma anche umano, dall'altro dei pull factors, che sono naturalmente la vicinanza geografica e anche in parte culturale. Però su questo si inseriscono anche altri elementi. L'India è più prospera economicamente, quindi c'è un'attrazione che è dovuta anche a cause diciamo esterne all'ambiente, e c'è anche una maggiore tolleranza religiosa. Quindi, perché dico questo? Dico che valutare poi l'effettivo impatto dell'evidente cambiamento climatico su le migrazioni è difficile, perché intervengono altri elementi che non sono legati direttamente alle migrazioni. Sul rapporto tra India e Bangladesh naturalmente c'è anche una strumentalizzazione delle migrazioni sulle statistiche. L'India tende a sovrastimare il numero di migranti e il Bangladesh a sottostimare. L'India tende a respingere, perché naturalmente è un'intrusione su un sentiero di collegamento molto utile per alcuni traffici, che quindi vengono bloccati, da quasi come il film The March che appunto vi menzionavo prima. Ma da parte, per esempio, del Bangladesh c'è la possibilità, l'intenzione di sfruttare la diaspora ormai del Bangladesh che è presente in India a favore del proprio paese. Quindi, come vedete, poi su elementi tipicamente ambientali si inseriscono anche elementi di volontà politica. Ora, se questo è un caso abbastanza evidente, nel quale noi possiamo legare, perché ci sono tutti gli elementi, no? C'è l'emersione il sommergimento delle terre, c'è l'erosione delle coste, ci sono alluvioni, inondazioni, ci sono elementi geografici e umani che rendono abbastanza evidente il legame tra il cambiamento climatico e la migrazione. La cosa si fa più complicata quando noi prendiamo in considerazione altri elementi, tipo le crisi alimentari. Allora, sulle crisi alimentari vi menziono alcune cose. La FAO dice che ci sono, questo è il rapporto del 2012, 870 milioni di persone che soffrono per le cause più diverse è da interpretare, la fame cronica nel mondo, quindi non sovralimentazione, bisogno di dieta, ma proprio fame cronica, rischio di vita, quindi 870 milioni di persone al mondo. Ora, la crisi alimentare viene definita già nel famoso rapporto del Club di Roma come una crisi successiva a quella ambientale. Quindi c'è una crisi ambientale che degrada le risorse, la degradazione delle risorse porta a una crisi alimentare, quindi già nel primo rapporto e poi nelle successive revisioni del rapporto, anche nell'ultimo, in realtà gli scienziati avevano individuato un rapporto, un legame diretto tra l'origine crisi ambientale, crisi alimentare, con dei passaggi intermedi. Ora però abbiate presente che sulle crisi alimentari non sono dipendenti le crisi alimentari solo da una mancanza di risorse, da un deterioramento dell'ambiente, ma anche da questioni che riguardano il mercato e i prezzi agricoli. Quindi capite che su questo quadro già abbastanza complesso si inserisce un altro elemento più o meno correlato, che però è difficile poi isolare. La dice bene in questo caso Thomas Friedman, non so quanti di voi abbiano letto il libro Caldo, piatto e affollato. Secondo me il valore aggiunto di quel libro, che dice delle cose più o meno condivisibili, è che lui mette in relazione lo scioglimento della Citibank, lo scioglimento delle banche islandesi e lo scioglimento dei ghiacci. Dice è tutto, come dire, nell'ambito dello stesso ecosistema, il che è assolutamente intuibile. Cioè riguarda un deterioramento dell'ambiente, ma anche un deterioramento delle policy che non sono state in grado, come lo dicevamo prima, di reagire immediatamente a questo tipo di cambiamento che ci ha colto sostanzialmente impreparati. Tutto sommato
è accaduto tutta questa cosa che stiamo raccontando negli ultimi 70-80 anni, non come cambiamento climatico, ma come almeno immissione da parte dell'uomo di questa novità, no? Di questo effetto sconvolgente dell'azione umana. Sì, vado a chiudere, dico un paio di cose. Sulla questione delle crisi alimentari, che è appunto l'elemento più difficile di collegamento tra la crisi ambientale e le migrazioni, c'è stato un gruppo di studiosi dell'università, aspettate che leggo la sigla esatta, New England Complex System Institute di Cambridge negli Stati Uniti, che ha elaborato un indice. Questo indice, che si basa sull'indice dei prezzi alimentari della FAO, dice che se si supera l'indice punti 250 c'è l'insorgenza di crisi alimentari, il che significa conflitti, che significa poi migrazioni. Scarsità di risorse e migrazioni, ma soprattutto conflitti. Loro hanno mandato questo tipo di rapporto al governo degli Stati Uniti 4 giorni prima che Mohamed Bouazizi si desse fuoco nelle rivoluzioni arabe, e in realtà quell'indice verifica proprio per le rivoluzioni arabe che a partire da 210 punti scattano tutte diciamo, i conflitti. Allora, questo è un primo elemento, e mi avvio alla conclusione, sicuramente criticabile, sicuramente molto parziale, che però comincia a, come dire, tradurre uno studio scientifico in policy, cioè cercando di dare dei mezzi di policy per individuare in maniera molto difficoltosa quando possono sorgere delle crisi e quindi anche delle combinazioni che poi portano alle immigrazioni, che quindi sono molto rischiose. Chiudo dicendo una cosa, che però noi abbiamo assunto, anche credo in questa serata, due paradigmi che sono apparentemente e forse sostanzialmente inconciliabili. Il primo paradigma è quello del cambio climatico. Io dico, chi ha seguito il mio corso, non sono un fisico, non sono un biologo, e lo dicevo prima anche col nostro moderatore, per giudicare se il cambiamento climatico c'è o non c'è. Sapete benissimo, la maggior parte degli scienziati più accreditati dice che c'è, e c'è anche una parte di scienziati che sostiene che invece è un fatto che rientra in un normale più o meno procedimento, come dire, del tempo. Il punto fondamentale però non è questo, il punto fondamentale è che comunque noi dobbiamo agire, e stiamo agendo troppo in ritardo, forse troppo, con troppo ritardo. Il primo paradigma è questo, quindi stiamo acquisendo sicuramente come base scientifica un allarme drammatico. L'altro paradigma però che ci stiamo imponendo è quello sviluppista, dello sviluppo sostenibile, che è in contraddizione, no? Invece potrebbero non essere molto chiari. Una difficoltà che io supero subito è la difficoltà del fatto che spesso il dibattito sulla giustizia climatica, sulla giustizia e climate change, è più o meno visto come si vede in questa figura, cioè è una questione fra ricchi e poveri. Quelli che sono le vittime sono i poveri, e quelli che producono sono i ricchi. E allora, alla fine, poi questa è una cosa che anche noi filosofi della politica siamo contenti, perché siccome siamo tendenzialmente un po' ignoranti, non capiamo queste cose di scienza, se possiamo ricondurre a una roba che facciamo già da 50 anni è meglio, perché uno dice, ah no, vabbè, sta roba dei poveri l'avevo fatta perché Peter Singer è il mio amico, per cui ritorniamo, faccio la stessa cosa. E allora c'è tutta una parte del dibattito, io qui ve la riassumo molto velocemente, che dice, vabbè, sta cosa del climate change cos'è? Come dividiamo la torta? Ci sono costi più o meno di mitigazione, cioè se io non emetto non posso farmi la doccia, non faccio tutta una serie di cose, eccetera. Ci sono costi di mancato sviluppo, come li dividiamo questi costi? Perché qualcuno dovrà pagare, allora come si fa a dividerli? E allora i filosofi qui molto contenti dicono, sì, vabbè, sta cosa l'ho fatta, giustizia distributiva, c'ho dei criteri, posso un po' bisticciare con tutti quelli con cui ho sempre bisticciato. E allora qui ci sono varie cose, io devo saltare necessariamente, varie cose che si dicono, e poi si arriva, sì, c'avevo delle figurine, ma queste poi le vediamo dopo. Peccato, perché hai fatto una costruzione fantastica. Sì, ma allora, a un certo punto loro dicono, sì, è un problema di giustizia distributiva, c'hanno più o meno 3 principi di equità, 3 principi di giustizia, uno egualitario, ce le distribuiamo in parti uguali, c'è qualcuno un po' più furbo tipo Singer, dice no, aspetta, però i cinesi sono di più, allora pro capite, puoi vedere, ce li vendiamo, però insomma sostanzialmente egualitaria. Alcuni dicono quella cosa che l'ANSA ci faceva più o meno vedere, anche se implicitamente, uno, c'è qualcuno che ha diritto di svilupparsi, noi l'abbiamo fatto negli scorsi 150 anni, questi no, allora forse loro pagano un po' di meno, si sviluppano di più perché la doccia in casa, che viene in casa, è una cosa bella, no? Noi ci abbiamo sempre avuto, questi no, glielo diamo. Altri invece dicono, no, vabbè, non è solo che loro devono svilupparsi, ma anche che noi siamo responsabili, noi abbiamo fatto questa cosa.
noi qui è complicatissimo, perché io non c'ero, sono nato nel 72, che ne so, cioè perché devo pagare le colpe di mio padre, no? Oppure noi tutti collettivi, cioè lui rompe la finestra e io devo pagare, no? Scusa, ah, se posso aggiungere, scusami, giusto per rispondere al professor Lanza, la nostra generazione, scusami, la nostra generazione pensa di campare un po' più di 15-20 anni dalla pace, insomma, noi siamo... Certo. Ma adesso su questo ci arrivo, sul fatto di campare ci arrivo, vedrai che dirò una cosa che tu che sei del sud avrai anche dei gesti apotropaci. Ecco. Adesso vedrai. Credo che sono in maggioranza, quindi sì, avrai molto apotropaico. Sì. Allora, dicevo, uno dice no, ma noi siamo responsabili, anche qui grossi problemi, ma comunque responsabili tutti... Insomma, un po' complicato, però insomma, anche queste sono cose vecchiotte che in filosofia sono sempre fatte. E quindi, vabbè, varie teorie, di nuovo, io salto perché ci tengo a un'altra parte, e varie obiezioni a queste teorie, e io anche qui salto. Però sostanzialmente ci sono varie obiezioni generali anche a questo paradigma della giustizia, perché potrebbe non essere efficiente quello che va a favore dei poveri, efficiente nel senso di riduzione delle emissioni, eccetera. Ma insomma, ma c'è un problema principale. Le previsioni che io ho letto, tipo quello del 2007, IPCC, io ovviamente ho letto Summary for Policy Makers, l'unica cosa che capivo, provato quello di fisica, non si capiva niente, no? Però più o meno le previsioni che ho letto dicono 2100 la prima roba brutta, più o meno. Ora, io ho una bambina di 4 anni, e ovviamente un po' ci penso a queste cose, perché noi filosofi siamo ingenui, ci prendiamo sul serio, faccio il bagno tutte le sere, faccio il bagno tutte le sere, insomma una roba così, è 2100, però poi penso, io ho 40 anni, adesso, però... 2100, cioè, ma neanche se, vabbè, c'era quell'altro lì Silvio adesso che diceva 120 anni, ma non ci arriviamo, no? Però aspetta, non è che io devo pensare, potete scattare con i gesti appropriati, non è che devo pensare solo a me stesso, no, io per esempio penso pure a questa bambina, cioè 4 anni a te, e però pure lei 4 anni nel 2013 fondo, e sì, però poi metti che fa un figlio, una figlia. Sì, però quando la fa? 30 anni, no? Quindi fra 26 anni. E poi sta figlia arriva altri 70 anni. Ma lo puoi far vedere, il bisnipote. Ma sì, ma il mio bisnipote io non so come faccio. Diciamoci la verità. Che c'è? Cioè io non mi faccio la doccia adesso o vengo a piedi per... Però il problema è questo. Cioè il problema principale del climate change non è di giustizia. Cioè i poveri, figuriamo. Poveretti sono poveri ed è un problema, ma è un problema diverso. Il problema principale del climate change è un problema di generazioni future. E la dicotomia fra sì, un po' c'è questo problema, ma non è nuovo, non mi appassiona. Invece il problema nuovo, veramente nuovo, è cresciamo o non cresciamo? Vabbè, vediamolo, questo lo vorrei vedere più in dettaglio. Ho fatto tutto in 3 minuti, adesso mi prendo altri 5 minuti. Più o meno è questa l'idea, giustizia intergenerazionale, se riusciamo ad avere un criterio di giustizia intergenerazionale. Un po' in realtà i problemi sono simili, perché uno magari si sviluppa adesso per far star meglio i poveri del futuro e i poveri di adesso, oppure no, cioè non si sviluppa adesso, oppure si sviluppa adesso per dare qualcosa ai poveri di adesso, ma ai poveri del futuro. Quindi c'è un po' in realtà, non è che è solo intergenerazionale, è intra, però è quello intergenerazionale che secondo me crea molti problemi. Vediamo un attimo la forma che il problema ha. Consideriamo questa cosa che ha detto Alfonso, grazie molto. Noi abbiamo due tipi di politiche industriali che possiamo fare, crescita e decrescita, no? E noi sappiamo più o meno dalla scienza che se noi facciamo crescita aumentiamo sicuramente la qualità della vita della generazione presente e diminuiamo progressivamente, non sappiamo di quanto e com'è la curva, la qualità della vita delle generazioni future, assumendo che non abbiamo problemi di riproduzione, che invece secondo me dovremmo avere, e non è così pacifico che dobbiamo fare questa cosa, però questo ne parliamo un'altra volta. Se invece facciamo la decrescita, noi abbiamo una politica che non aumenta oppure anche diminuisce la qualità della vita della generazione presente, assicurando però la medesima qualità della vita o un po' più su alle generazioni future. Chiaro? Beh, più o meno quando si parla di questa cosa qui, i criteri che ci vengono in mente, che sono stati proposti, sono due. Un criterio, che è un criterio più o meno dei filosofi, è equità intergenerazionale.
eguaglianza, semplicemente messa lì. Il benessere di tutte le generazioni vale lo stesso. Il mio bisnipote, anche se non me ne frega niente, me ne devo occupare. Tutte le generazioni hanno gli stessi diritti. Dobbiamo fare qualcosa. Altri che sono un po' più cinici, un po' più carogne, c'è cioè Tom House per esempio ha fatto, dice no, tasso di sconto, aspetta, il mio bisnipote arriva dopo, alla fine, mia figlia c'è adesso, arriva, urla la notte, c'ha le colpe, no, mio bisnipote, ok? Allora è ovvio, uno dice questo qui porta a dire cresciamo adesso, e quell'altro invece è quello buono che porta alla decrescita e che giustificherebbe la decrescita. Quello che io, finita seconda parte della relazione, quello che io vorrei dire è non è così chiaro che l'equità intergenerazionale giustifichi la decrescita, i buoni, mentre è chiarissimo che il tasso di sconto giustifica la crescita. Quindi forse neanche l'equità intergenerazionale è un buon criterio, dovremmo lavorare ancora. Vi faccio vedere un po' più in dettaglio, ma proprio finisco, come. Fatto anch'io lo schemino, perché sono molto invidioso, e c'è anche io voglio farne un, cioè ovviamente non è preciso no, semplice, crescita, decrescita, zero, zero, nessuno sta sotto zero, nel mio tutti stiamo più o meno bene, anche perché work life si dice una vita degna di essere vissuta, ma insomma anche questi che arrivano sulle nostre coste, come dicevano, non potevi suicidarsi prima di venire, no, è chiaro che una vita degna di essere vissuta è molto bassa, quindi tutti in questi scenari di cui io parlerò stiamo sopra lo zero. Il problema è di quanto ci stiamo sopra. Abbiamo questa generazione presente, vedete, in una ipotesi cresce, in un'ipotesi decresce, di poco. Poi abbiamo un po' di generazioni future. È chiaro vedere cosa succede, qui è tutto di fantasia, io non so se queste curve possono essere fatte così, però ammettiamo che sono fatte più o meno così, no, c'è un po' di decrescita, eccetera. E consideriamo, pensiamoci, una cosa che potremmo pensare. Mettiamo a confronto i loro destini, considero soltanto le prime due, no? La generazione presente, vedete, la generazione futura, nei due futuri, crescita e decrescita. Noi possiamo pensare due cose. Dai, ci do dei nomi a questi, perché così mi viene meglio fare i confronti fra quello che succede. È facile vedere che lì, diciamo, quelli che sono più o meno assi sono il benessere e la popolazione. Noterete che qui un po' aumenta la popolazione più larga. Io la popolazione la metto qua e questa è la loro qualità della vita. Quindi si abbassa un po' la qualità della vita, voi dovete considerare il pacchetto e tutto questo quadratino qui e utilizzerò quei nomi. Mettiamo che la generazione futura, la generazione futura 1 e 1, compriamo, sono persone diverse, perché questo è possibile, no? Se io decresco non ci stanno i treni, non sposo una svedese, sposo una di Bisceglie, tutto rispetto. Nasce un bambino, hai scelto la regione sbagliata. Sì, nasce un bambino diverso. Quindi si può pensare che in questi due futuri, in quelle persone, le persone che stanno in B e le persone che stanno in B primo, sono proprio diverse, hanno un'identità diversa. Ammettiamo che sia così, no? E facendo il confronto. Guardate, allora A è sicuramente meglio, io uso il maggiore, no? Di A1, di A primo, è ovvio, c'è più benessere, no? Però guardate un attimo cosa succede. Per la generazione futura 1, B è meglio di zero, perché B è l'unica cosa in cui loro nascono. Se io decresco, questi non nascono. Perché se io decresco non c'è il treno, non sposo la svedese, eccetera. Quindi per loro, in fondo, un mondo un po' più incasinato, dove c'è un po' più di calore, eccetera. Però loro nascono. Nascono un sacco di persone in più. Nascerebbero altre persone. Quindi per loro B va benissimo. Allora a questo punto facciamoci un po' di conti. Per quelli due che vengono dopo va sempre bene, perché tanto loro la scelta è fra nascere e non nascere. Per noi è meglio crescere, tasso di sconto, aveva ragione, cresciamo. Però uno dice no, questo non va bene. Vabbè, allora se non vi piace, torniamo. Tenete conto anche che questo potrebbe voler dire, per esempio, andiamo avanti con le generazioni, ammettiamo che siano infinite, no? Se noi cresciamo, certo, può succedere che la generazione futura 100 arriva lì. È molto basso, vedete? Però è più di zero. E se io facevo un'altra cosa e andavo qui sotto, loro non nascevano. Forse è sempre meglio nascere. Non lo so, vedete, pensateci voi. Però, certo, però mettiamo che questa sia una cosa brutta, che non ci piace, qui l'avevamo messo, che non ci piace, quindi ritorniamo
all'equità intergenerazionale. L'equità intergenerazionale, questa è una roba che i filosofi fanno sempre, si può interpretare almeno un paio di maniere. Una maniera, diciamo, è la maniera non aggregativa, cioè uno potrebbe dire ogni generazione deve avere la stessa quota di emissioni o lo stesso quantitativo di benessere. Questa è una roba che, scusatemi, possono dire solo i preti, perché semplicemente non è possibile. Non si può più fare, non è che possiamo tornare indietro nel tempo, noi qui ci siamo arrivati. Alcuni dei danni del cambiamento climatico, sempre Summary for Policy Makers, sono già in corso e sono irreversibili, quindi quel passaggio da A a B è necessario, abbastanza necessario, difficile, quindi noi non possiamo dare a tutti quello che noi abbiamo avuto nel futuro, neanche volendo. Un po' meno glielo dobbiamo dare. Quindi questa interpretazione non aggregativa non va bene. Forse però potremmo avere un'altra interpretazione, che è quella aggregativa, cioè potremmo dire che il benessere delle generazioni future deve essere uguale o non inferiore al benessere che abbiamo avuto noi adesso, forse lo stesso, comunque forse non troppo inferiore delle generazioni future cumulate, mettendo insieme, non deve succedere qualcosa di troppo grave. Però anche qui facciamoci conti, guardate bene. Considerate che io sto assumendo che le generazioni future vadano all'infinito, quindi io non sto pensando che noi ci estinguiamo. Poi uno dovrebbe anche discutere che c'è la possibilità che finisca, allora a quel punto i conti potrebbero essere diversi, ma consideriamo auspicabilmente che non finisca. Allora a questo punto le cose andrebbero più o meno così. Se io faccio la somma e prendo, immaginiamo anche che io faccia quella stasi, ma insomma, se io prendo B, C, D, E più N, tutto il loro benessere, ma insomma, è sempre maggiore di A. Quello che ho adesso io è sempre minore, semplicemente perché loro sono tantissimi. Ed è maggiore di A, cioè del benessere che stiamo avendo noi adesso, ma probabilmente maggiore anche del benessere che potremmo avere dopo. Insomma, se noi vogliamo essere equi, nell'unica interpretazione di equità che si può dare, possiamo fare più o meno quello che vogliamo. Basta che non ci estinguiamo. Se ne facciamo nascere abbastanza, possiamo compensare il male che staranno. Perché comunque, a meno che uno non dice, e io sarei molto orgoglioso di dirlo, sono a favore di questo, che qui non è la questione di, vabbè, basta che nasci come vivi, vivi, l'importante è che sia degna di essere vissuta. No, è di più, non deve essere degna di essere vissuta, deve essere una bella vita, le cose devono andare abbastanza bene. E forse si può pure pensare che è meglio essere un po' di meno e le cose vanno abbastanza bene per quelli che ci sono, che essere tantissimi e le cose vanno molto male, anche se è ancora degna di essere vissuta. Questa però non è più equità internazionale, non stiamo più facendo una cosa equa. Sì, io qui facevo che insomma possiamo scendere molto, vabbè, insomma, è dispensabile. Questa è una posizione diversa, è una posizione che si chiama sufficientarismo e che dice che sarebbe dovere di ogni generazione fare il necessario perché nessuna delle generazioni future abbia una qualità della vita inferiore a una determinata soglia, che dovremmo anche un po' cercare di capire qual è: una doccia al giorno, due docce al giorno, la mattina sì, la mattina no, emigriamo, non emigriamo, quanto mangiamo, quanto non mangiamo. C'è discussione etica di quella un po' complicata, insomma, che andrebbe fatta in una democrazia parlandone bene. E noi quello dobbiamo decrescere. E ovviamente è una leva che noi possiamo utilizzare, quella di dire, allora aspetta, quella qualità della vita noi dovremmo garantirla anche alle persone che sono adesso nel mondo. E dovremmo garantire alle persone che vivranno nel mondo. I conti, e forse un po' i conti si possono pure fare, dicono che non ce ne possono vivere più di tanto. E allora perché, come molti dicono, quando si rifiutano di considerare la questione della sovrappopolazione nei meeting internazionali, perché non dobbiamo considerarla? Certo che dobbiamo considerarla, la questione della sovrappopolazione, è certo che quella è una leva. Ed è assurdo pensare in questo campo, come nel campo della fame del mondo, della povertà, che l'eguaglianza sia. L'eguaglianza non ce la possiamo più permettere, forse non ce la siamo mai voluto permettere. Quello che ci possiamo permettere è una certa soglia.
Oppure no, non lo so, io non voglio argomentare a favore di questa cosa e lo faccio con un libro molto curioso, quindi non è importante qui, però quello che voglio dirvi è non è così facile, non è che uno subito, ah no, sicuramente dobbiamo fare qualcosa perché tutti possano, no? Forse dobbiamo fare qualcosa, ma è più sottile, è più complicato quello che possiamo fare. Sono stato nei tempi? Ok. Grazie. In ordine di tempo è quello di Marcello Di Paola, che insegna sviluppo sostenibile qui alla LUIS ed è autore di un libro che si intitola Giardini Globali, una filosofia dell'ambientalismo urbano. Come si è? Allora, salve, grazie agli organizzatori per avermi invitato. Penso che in realtà il mio intervento sia congruo a questo punto, perché copre una dimensione che non è stata coperta più di tanto, e cioè cosa fa l'individuo di fronte al cambiamento climatico. Si è parlato di stati, si è parlato di istituzioni e di business, che è tutto utile e interessante, però per una serie di motivi strutturali io tendo a essere scettico del lavoro delle istituzioni in generale, come si vede dalla mia apparenza in generale, ma anche dovuto alle mie radici. Io sono in parte siciliano, in parte protestante, non ci si fida delle istituzioni in nessuno dei due casi, vabbè. Però ci sono motivi strutturali del perché la climate governance è in crisi, e quindi un approccio istituzionale, ed è perché è in crisi la global governance in generale. E si vede, diciamo, un trend che più o meno ha questa forma, ovvero sia la global governance ha funzionato molto bene, per relativamente al passato, quantomeno dalla fine della guerra, diciamo alla fine degli anni 90, tanto bene ha funzionato che effettivamente si sono sviluppati una serie di attori internazionali, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale e politico, e questi attori internazionali non hanno una rappresentanza, diciamo, per esempio nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, perché il sistema istituzionale globale è calcificato su posizioni del passato. Quindi cosa è successo? Il sistema ha funzionato molto bene, un numero di giocatori non prima presenti è comparso grazie al funzionamento del sistema, per esempio Cina, India, Brasile, i BRICS. Questo ha aumentato il numero dei negoziatori ai tavoli su ogni argomento, non solo il clima, e ovviamente i costi di negoziazione sono lievitati. Le istituzioni in sé non erano preparate ad assorbire questi cambiamenti di equilibri di potere. Quindi la crisi della governance sul climate in realtà è un capitolo di una crisi di governance globale che ha delle ragioni strutturali, a mio parere, non ha niente a che vedere con il caso specifico. Allora, detto dello scetticismo sulle istituzioni, in senso strutturale, globali parlo qui, nazionali c'è un problema di base, cioè quello della democrazia. Se stiamo parlando di istituzioni di paesi democratici, per una questione di visione a breve termine, di ciclo elettorale, di quello che è, insomma è molto difficile immaginare che un argomento del genere diventi spendibile dal punto di vista politico, ecco. Quindi nazionale no, internazionale no, le aziende speriamo di sì, insomma se si dovesse anche distorcere un po' il mercato va bene lo stesso, santo cielo. Quindi gli individui, lo chiamo l'intervento paesaggi urbani sostenibili perché mi preme il ruolo dell'individuo in città in particolare. Quindi parlo di sostenibilità metropolitana e il mio obiettivo sarebbe, come diciamo, discutere la situazione dell'individuo di fronte a questo problema globale, sistemico, multicausale, intertemporale e via dicendo, quindi il massimo della complessità possibile, e come si dovrebbe in qualche modo riformare i modi in cui noi viviamo, specialmente in città,
da un punto di vista ecologico, economico e sociale, che per me confluiscono in un punto di vista etico. Allora, proprio i termini minimi del problema, diciamo, che io vorrei mettere sul tavolo, sono quanto mangiamo, cosa mangiamo e come abitiamo, no? Specialmente in città l'argomento è qui. Allora, come abitiamo più o meno non funziona per una serie di motivi, e gli esempi sono tantissimi. Uno di questi è per esempio lo sprawl, ovvero sia quello, l'espansione urbana alla ricerca, che ne so, delle villette con, no, dove i ragazzini possono giocare, o i parcheggi, o questi sogni di ritorno alla natura. Questo è altamente insostenibile da un punto di vista ambientale. Per non parlare dei consumi energetici delle città, di cui si è già detto. E come mangiamo non funziona neanche, perché in città importiamo il cibo, e le importazioni di cibo, insieme all'agricoltura estensiva, insieme ai trasporti, insieme ai cambiamenti di indirizzo del suolo, sono responsabili, se non della metà, almeno del 30% del cambiamento climatico, come si vedeva tra l'altro prima. Ora, questi sono gli argomenti minimi, secondo me, perché nel senso storico i collassi delle civiltà, proprio parliamo dei mostri sacri della nostra storia, vengono in realtà anche, è molto difficile disincastrare gli elementi, ma sicuramente dal degrado ambientale, cioè dall'incapacità di sopperire a limiti ambientali in modo tale che in modo da non sabotare il sistema stesso che poneva quei limiti. E questo è il caso più o meno documentato di molte civiltà, per esempio quella famosa è quella dell'isola di Pasqua, ovviamente, no? Però se il collasso è locale, si può rigenerare, diciamo, una forma di vita da quel collasso. Il collasso che si prefigura, speriamo di no, non ci estinguiamo e via dicendo, c'è sempre la possibilità di emigrare su altri pianeti, chiaramente, che sarebbe anche bene cominciare a... Tanti soldi ci mettiamo lo stesso in tutta questa perciò. Il collasso che si prefigura è globale, quindi non è veramente chiaro come si possa rigenerare una forma di civiltà da quel tipo di collasso. E le cose oggi funzionano... È globale perché... Compriamo il cibo a distanza, la roba è trasportata, qualsiasi elemento della vita economica mondiale che accada in un punto ha ripercussioni più o meno globali, o quantomeno in altri punti, come dimostrato dalla crisi finanziaria di oggi, che tra le altre cose a livello strutturale è molto simile alla crisi del cambiamento climatico. Una delle somiglianze è questa incapacità istituzionale di toccare l'argomento. Le esternalità economiche non hanno un costo, cioè ovviamente un metodo per ridurre il cambiamento climatico sarebbe fare pagare il vero costo sociale e ambientale al consumatore per i beni che consuma, ma le esternalità sociali e ambientali non sono incluse nel prezzo. Tanta gente è contenta di questo, e d'altronde sarebbe bello se tutti pagassi, diventa un problema poi di assicurazione, no? Globale, cioè... E se una qualche azienda inizia a internalizzare le esternalità, dovrebbero farlo tutti. Chiaramente nel contesto è più o meno impossibile. Questo genera scarti, tra l'altro, perché oltre alle esternalità ci sono gli sprechi, che sono ben documentati, specialmente in città, perché chiaramente bisogna avere un mercato che funziona molto bene per riuscire ad evitare scarti. Nel sogno del mercato perfetto non c'è uno scarto, in realtà. Tutto finisce sul clima. Allora, perché la città? La città perché la metà della popolazione mondiale ci vive già, con picchi dell'80%, 90% in Europa e in America, e chiaramente il processo di urbanizzazione è rampante in tutto il resto del mondo, per una serie di motivi che non c'è bisogno di stare a guardare. Quindi il motivo per cui io parlerei del ruolo dell'individuo e del cambio di stile di vita in città è perché ciò che si fa in città ha ramificazioni globali, data la quantità di persone coinvolte, e dunque agendo in città, sia in modo negativo, cioè il grande danno per l'ambiente viene dalle città, non dalle campagne, diciamo, sia in modo positivo, si avrebbe un margine di efficacia molto più ampio. Bene.
Questo è un problema, si è parlato prima quando Sebastiano, quando il professor Baffettone parlava dell'ambientalismo degli anni 60, ha citato questo Thoreau, e Thoreau è colui che ha dato un po' la cifra al valore che noi diamo alla natura. L'idea che Thoreau aveva della natura non era chiaramente di una natura metropolitana, ma era questa, bene. Una sorta di visione di sublime e di sogno, quello che noi cerchiamo quando andiamo a visitare, non so, i parchi nazionali e roba del genere. In questo cornice, che non è più applicabile chiaramente, ma in questa cornice la natura viene lasciata in pace, bene? Quindi noi non dovremmo toccare più. E chiaramente per chi vuole fare etica ambientale o pratica ambientale in città, questa è un'opzione che non c'è. Il problema è che tutta l'etica ambientale, molti dei movimenti politici anche ambientalisti, hanno dietro questa idea di natura, cioè la natura è incontaminata, la natura che non è dove vivo io. E questo è un problema perché blocca la motivazione ad agire quando si è in città, no? Perché che agisco a fare? Se tanto la natura di valore è da un'altra parte. No? Inoltre leva in un certo senso fiducia nell'azione, perché se la natura che ha valore è quella che non ha nulla a che vedere con me, no? Quindi tutto ciò che causalmente è distinto dalle mie operazioni, quello ha valore, allora io potrei continuare a non fare nulla, no? Allora, il problema quindi della sostenibilità metropolitana è un problema assiologico, cioè di teoria del valore, no? Di qual è il valore della natura, cosa dà valore alla natura, qual è il limite del valore della natura contrapposto a quello dell'opera dell'uomo, se deve essere contrapposto, e quindi normativo, cioè una risposta assiologica di un certo tipo darà vita ad una visione di cosa bisogna fare, che sarà, diciamo, diversa da... Nel caso della natura incontaminata non faccio nulla, nel caso della natura metropolitana invece evidentemente dovrei agire in qualche modo. Questa è un'opportunità ecologica ed è anche una necessità adattiva, cioè se è vero tutto quello che si è detto, e più o meno è vero, tenderei a essere anche più pessimista, ma se è vero quello che si è detto, questa è una necessità, ma quello che vorrei, diciamo, uscisse da questa presentazione è che il cambiamento necessario, in questo caso di stili di vita, non significa necessariamente sacrificio, cioè si può pensare che un gioco a somma zero non sia il modello che in realtà ci troviamo di fronte. È vero che se si decresce economicamente diminuiscono le emissioni o quantomeno il trend e via dicendo, ma è possibile che decrescere nel senso di meno soldi non voglia dire decrescere nel senso di meno benessere. E questo è, diciamo, ormai un argomento che ha preso un po', grazie anche al professor Fidussi che insegna qui, che ha preso un attimino il centro del dibattito di policy, cioè se quando misuriamo il GDP stiamo misurando ciò che veramente conta. Va bene? Ci torno su questo. Allora, i concetti di sostenibilità io penso siano tre. Uno è incrementista, cioè è ha l'idea di un... Siamo sempre sull'individuo, no? Quindi l'individuo come consumatore. Allora, il consumatore è razionale, costi-benefici, vuole più benefici, meno costi, quindi basta informarlo molto bene e lui farà le scelte giuste. Come per esempio il dottor Tordi ci diceva, tanto di quello che si può fare non si sa, cioè tanta gente non lo sa, se solo lo sapessero farebbero. Questo è un modello che tendo a essere un po' scettico, quantomeno quando si arriva in campo ambientale, perché ci sono dati intertemporali, tra l'altro, nel lungo tempo, che dimostrano che c'è un grande gap, una grande dissonanza fra quello che gli individui, cioè in cui credono, il valore che danno anche alla natura, e il modo in cui effettivamente agiscono. È documentata una discrepanza fra queste cose ed è documentata in diversissimi settori culturali e sociali. Detto questo, resta una questione empirica se il modello del consumatore razionale sia ancora o no applicabile. Secondo me nell'ambiente specifico e di fronte a problemi così diffusi nello spazio-tempo non applica facilmente.
Un'altra visione è più riformista, cioè io compro una casa grande perché tutti si aspettano che io compri una casa grande, non so come dire, è una norma sociale che chi è riuscito economicamente comprerà questa macchina, questa casa. Di solito tutta sta roba che va comprata se sei riuscito dal punto di vista ambientale è un disastro, è misterioso il perché la tua riuscita, voglio dire, diventi un danno per gli altri, però è così. Anche qui è lunga, quindi se uno volesse riformare le scelte individuali e il modello che uno guarda è questo, cioè dell'individuo che compra non perché calcola costi e benefici e basta, ma perché nel contesto socioculturale certe scelte sul mercato e certe scelte di vita sono richieste. Allora in questo caso si dovrebbe lavorare sul contesto socioculturale, quindi in questo caso si dovrebbe fare educazione ambientale, per esempio. Questa è un'opzione che secondo me non è per nulla peregrina e si dovrebbe fare educazione ambientale, possibilmente anche applicata piuttosto che teorica, ma non è abbastanza secondo me per una serie di ottimi motivi. Uno fra tutti è lenta, va bene, è un'operazione lenta, è un'operazione che richiede, diciamo, generazioni. Allora, un'altra possibilità per velocizzare è coercizione degli stati, no? Lo Stato ti potrebbe dire ora basta docce, basta ragazzini, basta fare la spesa, basta tutta questa cosa. Ora, per dove siamo a oggi? Perché se devi limitare il comportamento che climaticamente non è buono dell'individuo, su sta roba devi andare, cioè su quanti ragazzini fai, su quante docce ti prendi, cosa mangi, carne no, verdura sì, devi... È una, a oggi questo livello di intrusione nella vita privata delle persone non è pensabile. Io penso che arriverà il momento che si dovrà fare, ma a oggi non è pensabile. Quindi solo educazione senza coercizione è molto lungo. Comunque io non credo che siano questi i modelli che veramente, diciamo, catturano la nostra situazione. La nostra situazione è caratterizzata dal modello delle infrastrutture di provvigione, ovvero sia, se io accendo una luce, se anche io volessi vivere in modo del tutto diverso, cioè io sono perfettamente informato adesso e le norme sociali sono cambiate, c'è una infrastruttura di distribuzione di beni, elettricità, acqua, cibo, sulla quale io non posso agire veramente e che sponsorizzo più o meno a ogni PSO spinto, va bene? Se io voglio vivere in modo climaticamente congeniale, diciamo, io devo sabotare tutto questo. Cioè non c'è modo che io possa semplicemente farne parte un po', ma non troppo. Di conseguenza è una rottamazione allora a quel punto. E la figura del consumatore in questo modello, il consumatore che si vuole riformare, diventa automaticamente un attivista politico, cioè non è più solamente uno che consuma una cosa diversa, ma è uno che contesta il sistema. Il mio esempio, nel motivo per cui parlavo molto dei giardini nel libro, uno dei motivi è questo, cioè tu puoi comprare agricoltura biologica, va bene? Ma così tu non stai contestando il sistema, tu stai contestando un tassello di un mosaico in modo tra l'altro abbastanza borghese e con grande autocompiacimento. Tu ti dovresti crescere la verdura a casa se veramente vuoi fare una cosa che contesti il sistema. Io sono ovviamente, come è ovvio, per questa terza posizione. Quindi il consumatore, l'individuo come un soggetto automaticamente coinvolto nella politica del clima in prima persona. A questo punto i campi di sostenibilità non sono più tre, confluiscono, diciamo, in un campo etico, cioè in cosa l'individuo vuole essere, va bene? In cosa la persona, a fronte di un problema così ampio, così intrattabile, cosa decide di fare la persona. Quindi è una scelta etica e, come ho detto prima, è una scelta che immediatamente si trasforma in politica, a meno che uno... Io non sto parlando di andare in bicicletta qua, sto parlando di pratiche che possano essere diffuse a livello sociale. Bene, per esempio il cibo cresciuto in città è fattibilissimo,
ci sono tantissime città anche insospettabili, Pechino la prima, che producono più o meno, Pechino produce il 90% del proprio fabbisogno vegetale in città, semplicemente. Non lo mangerei manco morto. Cosa? Il cibo prodotto a Pechino. Probabilmente lo mangiamo senza saperlo. Quindi c'è una questione di impronte ambientali, cioè se si scende all'individuo, allora diventa una questione di quanto l'individuo impatta, che era già visto, diciamo, a livello di household, a livello di casa, diciamo, di gruppo familiare, in questo caso è l'individuo. Allora, se si lavora American style, noi avremmo bisogno di 12 ettari a persona nel pianeta, cioè se si vivesse tutti come gli americani. Se si vivesse African style, which sounds fun but non lo è, servirebbe 0.5, cioè pochissimo. Nella media siamo a 1.7, ci vorrebbero 5 pianeti, questa è roba che più o meno si sa. Ora, quello che è drammatico qui è che dietro tutto questo ci sono... Questo è il fabbisogno di terreno alimentare, perché parlavo di cibo in città. No, è un'impronta, lo spazio necessario a produrre ciò che l'individuo mangerebbe nel corso della... Grazie. Dietro tutto di questo ci sono sfondi di disuguaglianza e di asimmetria di potere anche globale, va bene, che sono particolarmente inquietanti, che sono già stati più o meno discussi, ma... Qui non c'è solo la capacità dell'americano di crescere, qui c'è anche un sistema che permette all'americano di crescere e non all'africano. Non possiamo andare su tutta questa questione, molti non sarebbero d'accordo, ma magari ci andassimo. Allora, la questione diventa qui, se è insostenibile avere 1.8 ettari a persona, evidentemente bisognerebbe ridefinire il concetto di benessere, questo lo dicevo prima, quindi dal punto di vista dell'individuo non solo income, dal punto di vista dei paesi non solo GDP. Questi sono argomenti più o meno, diciamo, ormai di natura pubblica, quindi non vado tanto su questa questione. Però il punto fondamentale che io volevo dire è proprio questo, cioè la necessità di alleviare i problemi ambientali, economici e sociali che la sfida della sostenibilità ci pone, va connessa, e con questo va connesso, lo dico sia come individuo, io vorrei che fosse connessa, ma anche in senso politico, cioè qualsiasi traino politico questo obiettivo possa avere, lo avrà solamente se si riesce a connettere il bisogno di dare risposte alle sfide ecologiche, sociali, economiche della società, al nostro bisogno di dare significato al modo in cui viviamo. Va bene? Allora, ci sono diversi tipi di sensibilità al mondo, sicuramente, ma personalmente io sono colpito dal fatto che partecipo a questo circo globale che farà danno a un sacco di gente, e qualsiasi cosa io faccio non porta alcun risultato. Ecco, questa è una cosa che a me mi colpisce, anche da un punto di vista esistenziale quasi. Allora, il punto è qui riuscire a trovare modi in cui stili di vita individuali portino un maggior livello di benessere, che può significare meno soldi, ma non credo neanche debba significare meno soldi. Significa che l'insalata te la devi crescere a casa, questo sì. Quindi forse un po' più di sforzo in qualche modo, va bene. L'obiettivo è superare l'immagine della zero-sum game, cioè l'idea che ciò che la natura guadagna l'uomo perde, ciò che l'ecologia guadagna l'economia la perde. Ora, nei fatti sembrerebbe dai grafici così, ma lì si sta guardando a income and GDP, non at well-being, va bene. Allora, una, è chiaro che va definito cos'è il benessere, e non è facile farlo, ma va fatto, in senso sia empirico che teorico. Ma sicuramente il benessere non è solamente il prodotto interno lordo, questo è chiaro. Perché il prodotto interno lordo misura quante armi abbiamo prodotto, ecco, non so come dire, misura quanta gente è stata portata con le ambulanze agli ospedali. Quindi è un'idea, questa cosa che disse Mario Monti, no? L'unica cosa che resta a me del periodo di Mario Monti è questa frase, la riforma della mente. È esattamente così, quindi dovrebbe essere, diciamo, un nuovo modo di pensare cosa ha importanza per noi.
Chiaramente poi ci sono dei problemi, questo non è neanche teorico, penso che questo sia molto pratico, però poi ci sono delle, diciamo, dei modi di incidere nella pratica, e quindi sono i modelli di produzione industriale ed agricola, chiaramente agricola non estensiva, micro se possibile, come si sviluppa, come si fa energia nel posto dove si consuma, si fa cibo nel posto dove si consuma, fosse a livello di città magari, no? Immaginate come sarebbe diversa la situazione climatica se ogni metropoli del mondo fosse autosufficiente dal punto di vista del cibo, sarebbe tutta un'altra cosa. Modelli urbanistici, sistemi legali ovviamente, tassazione, istruzione, modelli di consumo e quotidianità. Quindi qui ho riassunto un po' tutto quello che io penso siano i livelli a cui bisogna agire, quindi una cosa non esclude l'altra. Ciò che io vorrei evitare è che si pensi che il grande cambiamento necessario per combattere il cambiamento climatico possa essere fatto sopra le teste della persona. Questo non succede, non si è mai visto un cambiamento sociale e politico di portata che non prendesse in considerazione gli individui. È chiaro che le istituzioni possono fare molto, ma è anche chiaro che certi tipi di istituzioni saranno accettati dagli individui e altri no. Quindi se anche le due cose fossero solo complementari, e questo io credo che siano, sono complementari, i grandi cambiamenti sociali di solito accadono quando la testa, il capo e il corpo vanno di pari passo, quello che è nel centro poi viene conquistato in un certo senso, quindi legge e cambiamento di vita, entrambe le cose dovrebbero succedere. Nelle città ovviamente magari oltre le leggi c'è la possibilità di pianificare il modo in cui noi viviamo, bene, quindi diventa una questione di design, di architettura, di piano urbanistico, di pianificazione regionale, tutta roba che un paese come l'Italia avrebbe, diciamo, dovrebbe avere come priorità assoluta. Questo si fa perché non tanto perché dobbiamo farci uscire i soldi, ma perché bisognerebbe dare spazio e tempo a possibilità alternative, per esempio di produzione di cibo, che è l'esempio di cui sto parlando fino adesso. Allora, si può fare in due modi. Uno, vivremo nelle super città del futuro, dove l'innovazione è solo tecnologica, fatta a forza di brevetti e la Bayer diventa il padrone del mondo. E io non ho problemi, anche io sarò morto da un pezzo, quando, spero. Questa è una possibilità, non andrebbe esclusa, anzi, al contrario, la tecnologia dovrebbe essere il nostro grande amico in tutto questo. Quindi nessun problema, se si riesce però a coniugare questo con questo, cioè gente che in qualche modo riesca a riappropriarsi di una dimensione locale che risponda a questo problema globale, e l'individuo non ha motivo di sottrarsi a tutto questo, specialmente se ridonerebbe una forma di significato alla sua vita. E ci sono numerose ricerche, per esempio sull'agricoltura urbana, che dimostrano che l'economia locale ne viene rafforzata grandemente e che il senso di comunità sociale, e quindi siamo alle tre declinazioni della sostenibilità, ne viene anche a beneficiare parecchio. Si lavorerebbe, se si lavora in città, si lavorerebbe sugli edifici abitativi, quelli produttivi, quelli commerciali, sulla mobilità, sulle zone a verde, su tutte quelle zone abbandonate a se stesse che diventano solo costi per la città. Quindi se uno si domanda dov'è che facciamo l'agricoltura sostenibile, in tutti i posti dove non c'è altro. Che poi questo sia una guerriglia, Marcello, urbana. Riesce a chiudere? Chiudo subito. L'obiettivo quindi è, in questo caso, sono questi due punti più importanti: la rigenerazione delle città, cioè la città invece di allargarsi, diciamo, la città invece di perdere pezzi, no? Come se l'Ostiense non fosse mai già stata rigenerata, sarebbe stato, e ancora siamo indietro parecchio, sarebbe stato un pezzo di città perduta. Quelli sono costi, sono costi di opportunità e costi di mantenimento. Questo porterebbe a una densificazione della città. La città può essere un buon elemento contro il cambiamento climatico, ma non la città come adesso. Una città più densa ci serve.
sviluppo dell'economia locale, l'ho detto già, lo sviluppo e il risaldamento della comunità locale e l'apertura di possibilità partecipative, cioè l'idea che tutto questo si possa fare senza che l'individuo abbia alcun ruolo politico se non quello di votare questa o quest'altra persona, mi sembra particolarmente peregrina a oggi e sarebbe probabilmente parte di quella aumento di significato della propria vita, avere la possibilità di dire qualcosa contro questi problemi che sembrano così intrattabili e così da esperti e così da politici e basta. Ora detto questo, grazie molto, penso mi posso fermare. Grazie a Marcello Di Paola. Bene, siamo ampiamente oltre i tempi che avevamo previsto. Abbiamo, diciamo che di argomenti se ne sono discussi moltissimi. Io ringrazierei i nostri relatori e niente, ringrazio soprattutto voi per la vostra... Se qualcuno... Cioè abbiamo tempo ancora? Si vuole qualche domanda? Se qualcuno, cioè, beh, che altro, qualche intervento? Se qualcuno vuole fare qualche domanda, penso che sia lecito, sia doveroso rispondere. Rispondere anche, certo. Allora una la faccio io, che è arrivata via Twitter. Ah. al professor Lanza, che diceva sulla sfiducia della politica di intervenire nell'ambito della mitigazione sostanzialmente e sul tema di buttarci sull'adattamento. Allora, una persona, Federico Antognazza di Italian Climate Network, ha chiesto: ma questa va considerata come una resa? Cioè dire non ci riusciamo, facciamo qualcos'altro? Adesso finirei su tutti i blog degli ambientalisti. Questa cavolata oggi che mai, oggi mai risposta. Oggi un tipo mi ha insultato, poi te lo faccio leggere. No, vabbè, posso essere tranchant, ma posso essere anche più sofisticato. Dico che l'adattamento, che di per sé è una risposta, diciamo così, antropologicamente guidata, nel senso che quando veniva il terremoto e si rompeva il paese, i paesani si spostavano giù e quello che facevano, recuperavano le pietre. Esisteva di sopra, l'Italia è piena di un paese sopra, un paese sotto, in genere quello sotto è costruito con le pietre di quello sopra che ha avuto. Noi ci vogliamo adattare significa che accettiamo o comunque ci prepariamo a qualche, come posso dire, variazione del nostro habitat e cerchiamo di metterci rimedio. Vogliamo dire che è un approccio assicurativo? Anche questo, cioè nel senso che non è che ci stiamo, per così dire, arrendendo, ci prepariamo. Cioè, dopodiché io sono anche disposto a credere che esista un trade-off tra il costo adattamento e il costo della mitigazione. Allora la cosa diventa, cioè, a volte è più facile alcune aree, se tu sei il principe di Vanuatu, isoletta nell'Oceano Pacifico, il tuo contributo alla riduzione, cioè alla mitigazione, è sostanzialmente zero, perché qualunque sia quello che tu fai, il climate change arriva o non arriva e non dipende da te. Se c'hai $2, mettiti un paio di barriere, quindi fai adattamento. Quindi a volte il trade-off tra adattamento e mitigazione è guidato anche dalla tua situazione, come sei, dove sei messo, cosa devi difendere, a che costo lo puoi difendere. Quindi insomma è un po' più... D'altra parte è anche vero che il tema dell'adattamento sta crescendo molto nel dibattito, insomma, che non vuol dire che, diciamo, è un arrendersi, però è rendersi conto che le cose possono andare in un certo modo, insomma. Aziendalista, ma credo che in realtà potrebbe avere anche un impatto su larga scala.
carta, allo spegnere la luce, a meno che non sia risparmio energetico, la lampadina ovviamente, e così via. Perché certo, esistono in questo caso dei meccanismi aziendali top-down, cioè di controllo, ma poi a volte manca il bottom-up interno, credo. Grazie. Ma sostanzialmente, cioè in realtà è un problema di livelli aziendali, cioè nelle grandi aziende questi processi esistono e sono più o meno a tutti i livelli e vengono fatte delle politiche interne, per cui ci sono anche delle ore di formazione per i dipendenti, ci sono delle raccolte differenziate, eccetera, eccetera. Dipende un po' dalla scala aziendale, quindi prima che questo approccio diventi pervasivo serviranno comunque degli anni, no? So se la piccola impresa oggettivamente fa fatica ad avere delle politiche, per quanto comunque si deve attenere a delle regole diciamo molto precise su quello che è l'impatto ambientale generato dalla propria attività. Indubbiamente il ruolo in cui diciamo che entriamo un po' anche in un aspetto fondamentale della sostenibilità, che è il ruolo che mette in relazione un'azienda con la comunità circostante nel luogo in cui questa azienda opera, e questo pone qualche elemento di attenzione in più anche nei comportamenti per i dipendenti, per tutto quello che è la logistica intorno alla propria azienda e via dicendo. Quindi sicuramente è qualcosa dove si deve migliorare, e sicuramente l'aspetto della conoscenza e la comunicazione hanno un ruolo fondamentale, per cui uno degli elementi indubbiamente, ecco, uno degli elementi di dibattito che non è forse stato sollevato più di tanto è come la comunicazione e quindi una conoscenza diffusa possa incidere realmente sui comportamenti. Questo è un po', c'è chi dice che internet, io ho sentito in altre conferenze, ecco, lo stesso professore che citavo prima nella illustrazione di questo rapporto 2052 ha detto: internet non è detto che sia un bene nella diffusione di questa conoscenza per cambiare comportamenti, perché può portare pure dei comportamenti asimmetrici o non in linea. In realtà la comunicazione ha un ruolo fondamentale perché è un acceleratore della conoscenza, e se io conosco poi posso agire. In aziende molto strutturate questo avviene in maniera verticale, in aziende meno strutturate vengono prima altre priorità. L'educazione ambientale è fondamentale, ci sono parecchi soggetti che fanno questo, è un processo un po' lungo, come si diceva, no? Quindi educazione, prima si guarda al conto economico, poi dopo il conto economico si vede anche impatto ambientale, poi si vede anche impatto sociale. Ci sono paesi anche in Nord Europa dove stanno studiando degli indicatori, ma la stessa cosa lo stanno facendo qui in Italia, no? È partito un po' questo tema della contabilità, oltre della contabilità ambientale, che è fondamentale perché va oltre il prodotto interno lordo come concetto, e questo è molto importante perché inizia a mettere dei key performance indicators che sono molto precisi, no? E che vanno al di là del normale misurazione di valore di aspetti dell'economia. Eco-labeling. Sono Alessandro Veulche, sono il presidente del Festival dell'Energia e dell'Osservatorio di Bifo. Ne approfitto, quindi faccio anche un piccolo annuncio: siccome il Festival dell'Energia si terrà a Luis, con voi, con la Luis e con l'Associazione Italia Camp, il 24 e 25 maggio, perché visto che viene in camp, e la parte bar camp sarà il 25 maggio, quindi su tematiche energetiche. Però entro subito nel merito, perché come soprattutto come osservatorio di Bipo, che poi entriamo anche nel pezzo dell'energia, c'è il tema per l'appunto della governance e della politica, nel senso che se da una parte lo vediamo quanto oggi il singolo cittadino, comunque le singole comunità organizzate possono intervenire nella governance e nei progetti di infrastruttura, di infrastrutturazione del paese, vediamo quanto la politica sia un po' alzate rispetto a questo sistema. Quindi oggi il singolo, soprattutto attraverso la rete, soprattutto attraverso una modalità di comunicazione molto più allargata rispetto al passato, può essere decisivo per contrastare un progetto di rilevanza, per esempio, nazionale. La sindrome di Impi questa è. Da una parte si dialoga sulla riforma del 3° punto della Costituzione per riportare al centro le decisioni e le competenze,
dall'altro però c'è bisogno di negoziare col territorio, perché sennò un'infrastruttura non passa, dalla TAV al distributore, eccetera eccetera. Un osservatorio, ne abbiamo contato di casi nimbi 330 in un anno, cioè tutto. Da un parco fotovoltaico, sì assolutamente, autostrade, reti viarie, reti ferroviarie, eccetera eccetera. Quindi chiedevo magari a Toti, e credo anche a lei, a Lanza, quali possono essere oggi le leve su cui agire per riuscire in qualche maniera a sorpassare questo fenomeno del NIMBY, da una parte non con l'autoritarismo, dall'altro neanche con la fine della democrazia rappresentativa e quindi con il potere dato a chi che sia. Quale può essere la leva corretta sulla quale agire per riuscire a realizzare le infrastrutture necessarie, farlo con una relativa pace sociale, senza provocare un fenomeno NIMBY e senza neanche avere quell'autoritarismo, così come in Cina, per esempio, dove per fare una diga deportano sostanzialmente villaggi, senza arrivare a quello. Quale modello, oserei dire quasi, di nuova democrazia può essere esplorato? Io non lo so, io mi affiderei. Una domanda semplice. No, la domanda è molto complessa, diciamo. Allora, due cose, diciamo. La prima, che sarebbe quella seconda, è l'effetto argano. Cioè vuol dire, il meccanismo deve essere tale per cui se la provincia mi dà un'autorizzazione, non esiste che la provincia eletta col mandato successivo me la toglie. Pacta servanda sunt, quindi uno può dire, una volta che porta a casa un'autorizzazione, tac, scatta la ruota dell'argano e indietro non si torna. E questo è la metà del problema. L'altra metà del problema è sicuramente insegnare, le autorità pubbliche, e io dico anche le aziende, dove ho vissuto circa 25 anni, a parlare, perché sono veramente incapaci di saper comunicare ciò che devono fare. Trasparenza. I francesi hanno questa assemblea, se mi ricordo il nome, débat public, il meccanismo sul débat public, cioè si parla però ci si muove, non so come dire. L'Italia ha delle bruttissime esperienze da questo punto di vista, non solo le cose che non partono. E ormai un tempo uno poteva pensare a una centrale nucleare, no? Poi stiamo sempre scendendo di dimensione industriale, ormai è impossibile fare qualunque cosa. E questo non ci porterà molto in là, mettiamola così. L'Italia ha un gap infrastrutturale mostruoso e da una parte si discute di, che so io, rigassificatori, dall'altra non c'è nessuna possibilità che se ne realizzi mezzo, di più quelli che abbiamo fatto, ovvero quelli che avremmo, il caso eclatante che sfugge spesso, una storia tutta italiana di British Gas, che ha messo 20 milioni di euro per fare un rigassificatore, a un certo punto gli ha lasciato 20 milioni di euro sul territorio e gli ha detto, e credo anche una ventina di persone in cassa integrazione, sapete che c'è di nuovo? Arrivederci. Cioè non ne potevano più proprio. È molto complesso, è un problema enorme. Non... Cioè gli ha detto proprio... Una cosa, secondo me c'è un elemento di sintesi e poi lasciamo la parola al consigliere. Un elemento di sintesi, secondo me, importante, che abbiamo visto in passato per evitare il proliferare di sindromi NIMBY diffuse, no? Anche su tecnologie complessivamente sostenibile, credo che sia nella parola inglese, purtroppo non traducibile in italiano, che è l'accountability. Che cosa significa? Significa spiegare alle comunità locali che tipo di impatto ambientale e sociale può avere una determinata attività che in qualche modo viene esercitata sul territorio. Però chiaramente ci devono essere delle regole chiare, quindi, e ogni qualvolta si è spiegato correttamente
in un processo partecipativo a livello locale quello che è l'impatto reale, senza fare overselling su tecnologie o su soluzioni. C'è un problema, indubbiamente accountability porta subito ad un'altra parola, che è quello che è il corretto dimensionamento, che noi chiamiamo in inglese, quando noi vediamo le singole tecnologie, il sizing, che riferiamo all'autoconsumo. Quindi si va sempre su una logica che non è prettamente speculativa, quindi l'accountability e il corretto dimensionamento sono una garanzia, diciamo, di superare probabilmente anche attacchi strumentali, se vogliamo, che vengono strumentalizzati poi politicamente, eccetera, eccetera, eccetera. Devo. Consigliere professore. No, vabbè, io volevo rispondere a delle domande scientifiche, però vabbè, questa domanda c'è. Ma chiaramente il primo aspetto, che tu dici il 50%, ma io credo che forse il 90% della sindrome NIMBY è nella sfiducia nella gestione, diciamo, di qualunque impianto nell'istituzione. Cioè il cittadino pone il problema, dice vabbè, questa cosa fa male alla salute, in genere il problema è la salute, poi ci sono anche problemi di impatto ambientale. Oggi nemmeno un parco naturale puoi costruire, no? C'è sempre il comitato che dice no, perché non si fida che magari dietro a quel parco ci siano degli interessi magari diversi. Qui c'è una sfiducia abissale, come dire, cioè, difficile da colmare nel nostro paese rispetto ad altri paesi europei, sulla gestione e sulle norme che poi determinano la realizzazione di questi impianti. Faccio un esempio, vale per tutti, forse non tutti sanno che la stragrande maggioranza delle leggi che regolano appunto le limitazioni delle emissioni, l'inquinamento, ci sono leggi europee, no? Quindi, come dire, non è che l'Italia c'ha una legge diversa, allora il cittadino dice no, ma in Italia i limiti sono più alti, quindi noi non ci fidiamo, no, c'è una legge europea, vale per tutti i paesi europei, questo vale per i limiti di emissione per i termovalorizzatori, per quanto che ci sono pure in Europa, non è che non esistono queste tecnologie, per gli impianti a biogas, a biomassa, cioè, ci sono. Per cui alla fine uno potrebbe dire, beh, ma allora basta che si rispettano questi limiti, no? E queste cose potrebbero essere fatte, no? Questo però non succede perché nessuno si fida, e ha ragione, per carità, che ci siano delle persone in grado di far rispettare quei limiti, di controllarli, che ci sia un ente terzo che, perché è sempre da noi quello che falsa i valori, che cambia i numeri perché deve convenire. Allora, questo per me è uno dei primi problemi. Ora, come amministratore, che devo dire che questa è chiaramente una battaglia di civiltà, una battaglia fondamentale, quella di dare l'informazione, la trasparenza, no? Open data, open, cioè questo è la buona amministrazione, significa ricostruire nei cittadini un'amministrazione la fiducia e dire questi sono i dati, queste sono le emissioni, questi sono i certificati da enti terzi, enti che non sono collegati alla politica e quindi al sistema. Ci stanno gli impicci. E questo, diciamo, è credo la prima cosa. Poi ovviamente io credo che è una cosa molto importante sui processi partecipatori, che mancano totalmente in queste scelte, perché poi alla fine, e qui è un discorso molto più ampio, noi siamo degli egoisti fondamentalmente, no? Come individui, come esseri umani. Abbiamo bisogno quindi di trovare un senso di benessere, no? Quello che noi decidiamo di fare, un senso che ritorna sulla nostra vita, quindi che può essere declinato in tanti modi, no? Io credo, per esempio, il fatto che tu oggi ti puoi produrre energia da solo e pagare meno bolletta è una cosa straordinaria, è una leva importantissima. Ora che succede in Italia, io questa cosa voglio farla, per esempio, voglio dare alle aziende un'energia, una bolletta elettrica a costi più bassi, perché aspetta un attimo, io voglio fare questo perché le mie aziende oggi, oltre al costo del lavoro, oltre al problema del costo del lavoro, quindi fiscale eccetera, c'hanno un problema di competitività nella bolletta elettrica, il costo di energia sulla produzione è enorme, pensiamo anche alle piccole imprese, non solo alle grandi, ma anche alle piccole, anche artigianali, eccetera. Io vorrei dare l'energia a questi signori che se la possono produrre da soli, oggi è possibile perché c'è la possibilità di fare la grid parity, però non lo posso fare. E qui Alessandro Lanza, dal suo passato, diciamo, nel mondo della gestione, mi dice che oggi sono le grandi lobby che ci impediscono di far produrre energia ai singoli. Ok? Io non posso oggi fare un impianto di energia e darlo a un distretto industriale. Non lo posso fare, caro Giovanni.
ed è una battaglia legislativa che è pazzesca. A volte vengono comprati dei brevetti totalmente innovativi e messi nel cassetto. Questo è un altro, vabbè, questo è un altro tema che voglio dire. Allora, dov'è che potrebbe essere anche lì la spinta del cittadino? Ma insomma, io posso avere la mia energia, pago di meno, la voglio. Questa è una leva fantastica per il discorso climatico, no? Per il discorso di... ma non lo posso fare, qui dobbiamo rompere, la politica deve servire anche a quello, a rompere e liberalizzare questa cosa, cioè che io produco la mia energia e non è che tu mi devi imporre la tua energia, il tuo costo. Vabbè, se posso fare tanti poi di esempi, ma insomma finisco. Un'ultima domanda, l'ultima, dai, ultimissima, dai. Ultimissima. Sono Marco Panemi, sono in scienze politiche e relazioni internazionali. Banana. Una domanda che questo riguarda. Absolutely nothing anywhere near anywhere. Allora, gli scienziati devono individuare il problema, dirci appunto fare magari delle previsioni a breve lungo termine, mentre i politici dovrebbero cercare di risolvere, fare delle scelte. Il problema però, il gap, è quello che il politico ovviamente è interessato a quelli che sono gli interessi del cittadino, perlomeno dovrebbe essere così, quindi guarda breve termine, la durata del mandato elettorale, e fino a quando quindi il cittadino, l'individuo non è interessato, non ha tra le sue priorità il climate change, la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile in generale, perché un politico, non soltanto a livello regionale ma anche a livello globale, dovrebbe interessarsi, dovrebbe in qualche modo indirizzare questi aspetti. Quindi penso che sia un problema fondamentalmente di comunicazione, cioè quella riforma della mente di cui lei parlava. Come si fa a far capire all'individuo nel breve termine, perché in teoria siamo in ritardo, non possiamo cominciare a insegnare l'asilo, no, cioè, ma tutta di fretta. Quindi questa riforma come... Io penso che quello che provavo a dire quando dicevo che l'idea della somma zero dovrebbe un po' essere abbandonata, cioè io sarei anche contento se non si parlasse affatto di cambiamento climatico, per niente, ma si trovassero pratiche, modi di vivere, va bene, che anche senza che nessuno ne sappia nulla siano in qualche modo capaci di alleviare il cambiamento climatico. Io non ho grande fiducia in tutta questa trasparenza, comunicazione, perché con tutto il rispetto ovviamente, tutta roba utile se cade in un contesto di prospettiva diversa della persona, e la prospettiva diversa è un'idea di cosa conta e cosa no. E questo tipo di prospettiva può essere in un certo senso, come dire, revisionata anche con l'aiuto della politica, senza per questo dover insegnare niente a nessuno. Basta semplicemente un cambio di prospettiva, cioè la gente ha smesso di permettere che si fumasse al cinema, non so come dire, quando il diritto ad avere il proprio spazio privato cambiò nel diritto ad avere l'aria pulita, quando non avevi più diritto alla tua aria ma all'aria pulita. È una riforma della mente. Io insegno in un'università americana, non c'è un ragazzo americano che fumi, che ci sia uno, e questo è un vizio. Va bene, che in teoria noi non abbiamo col petrolio, forse siamo anche addicted al petrolio, può essere, va bene. Ma se si può fare sul vizio, probabilmente si può fare in tanti modi. Allora, la comunicazione sì, la trasparenza sì, il business sì, ma tutto questo deve finire nella prospettiva della persona. La persona deve trovare motivazioni nel vivere in modo diverso, che la politica potrebbe aiutare a dare, che chiaramente non saranno né economiche, né altruiste, né morali, no, benessere, ma chiaramente l'idea del benessere, massimizziamo il benessere, ma evidentemente non sono i soldi, cioè è chiaro questo, perché se fossero i soldi non saremmo nel punto dove siamo, perché i soldi in giro per il mondo ce n'è una tempesta, no? Questo mi sembra molto minimo, ma per quanto mal distribuiti, ma noi abbiamo soldi per fare tutto. Evidentemente non sono i soldi il punto, evidentemente il punto è ciò che i soldi possono comprare, ma quella è tutta un'altra storia, i soldi come mezzo, non come fine. Poi si finisce in banalità sconcertanti, ma banalità che forse abbiamo un po' perso di vista, diciamo. Mi assumo la responsabilità degli insulti, ma un'ottimissima domanda. No, vabbè, ma è buon segno. No, veramente non è proprio una domanda ma anche una risposta.
provocazione sul clima, la foto politica di questa ultima provocazione. Ecco, noi pensiamo che la comunicazione sia assolutamente importante, anche perché le persone in questo modo devono avere poi anche la motivazione all'azione. Tra l'altro non solo la comunicazione di vecchio stampo, attraverso la scuola chiaramente è molto importante, la formazione dei bambini, ma anche con gli strumenti più veloci che esistono in questo momento, cioè il digitale innanzitutto. Per cui, per esempio, una piccola cosa che è possibile adesso e che non era possibile già poco tempo fa. Noi siamo parte di un gruppo internazionale che si chiama 350.org e ci stiamo cominciando ad attivare per 350. Organizzare un evento su scala internazionale, si chiama Global Power Shift. Saranno una serie di eventi organizzati in tutti gli stati del mondo con la partecipazione di centinaia di migliaia di persone. E questo lo stiamo facendo adesso e avverrà tra pochi mesi. Quindi insomma anche la comunicazione bisogna pure pensare che adesso si muove in maniera molto più veloce. Tra l'altro, se qualcuno di voi volesse partecipare all'organizzazione di questi eventi o anche alla partecipazione diretta, ci può contattare, ci trovate su internet con www.italianclima.org e su Italian Climate. Fate 400, diciamo. 4,50 pure andrebbe bene. Pure 4,50 sì. Ci accontentiamo. Va bene, allora è davvero tutto, grazie a tutti e a presto.